Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone, un Abruzzo del pallone extra extra large, XXL questa sera, perché praticamente è sceso in campo l'intera regione, tutta praticamente alla stessa ora, alle ore 15, ha vinto il Pescara a Cosenza 2-1 grazie al gol di Tumminello e alla zampata finale di Galano. Purtroppo il neo è proprio l'infortunio di Tumminello, a cui facciamo davvero l'in bocca al lupo. È uscito in Barella e poi è stato trasportato da due persone, ovviamente, per abbandonare il San Vito Marulla di Cosenza. Gli facciamo davvero un grande in bocca al lupo all'attaccante biancazzurro per una pronta ripresa. Ha vinto il Pescara in Serie B, ha vinto il Teramo in Serie C, primo successo per la squadra di Bruno Tedino, 2-0 contro la Cavese, molto in salsa Pordenone, hanno segnato Magnaghi e Bombaggi, battuta la Cavese di un Moriero sempre più in bilico. Poi in Serie D 4 vittorie e 2 pareggi, pareggiano il Giulianova e che pareggio a Matelica contro una delle favorite al campionato, pareggia anche l'Avezzano in casa con il Vasto Gerardi, vincono tutte le altre, vince il Chieti a Porto Sant'Elpidio, vince il Notaresco nel finale, vince ancora più nel finale, ribalta la partita il Pineto 2-1 contro la San Giustese quando la partita sembrava oramai persa, vince invece la Vastese 3-0. Insomma, una bella giornata quella che riguarda la nostra regione. Noi ve la racconteremo non fino alle 21 come di consueto, ma andremo fino alle 21.30, anche 21.40, e faremo vedere tutti i servizi, tutte le immagini di questo pomeriggio molto bello. Vi ricordo che potete interagire con noi qualora lo vogliate al 392-623-7060, WhatsApp o SMS. Ringrazio già tutta la squadra di TV6 e poi in redazione, allora, visto che sta lavorando in maniera alacre davvero, Andrea Costantini. Ciao Andrea, che vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio. Ciao, ciao e buonasera a tutti. Assolutamente, oggi vi ha raccontato tutte le partite, poi con te Andrea faremo anche il punto su quella che è stata la vittoria del Pescara, che prenderà i primi 40 minuti della nostra trasmissione. E allora ecco perché insieme a me lo ritrovo con piacere quest'anno William Carosella. Ciao William. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Jacopo. E allora vediamo i risultati di Serie B con l'ausilio della grafica, ricordandovi che questa sera alle 21 c'è Pisa-Cremonese, partita molto interessante. Domani sera ci sarà il derby campano della Rechi tra la Salernitana di Ventura e il Benevento di Pippo Inzaghi. Giornata, la terza che viene dopo la sosta di campionato e che si era aperta venerdì sera con la vittoria del Pordenone 1-0 sullo Spezia, gol di Barison. Poi ieri l'Ascoli ha battuto il Livorno 2-0, il Cittadella con lo stesso punteggio ha regolato il Trapani 0-0, invece tra Perugia e Juve Stabia 1-0 per la Virtus Sentella, che viaggia, ve le spiegate, in questo campionato, batte il Frosinone di Nesta con il rigore nel finale di Mancosu 1-0. Poi il Verona che vince sul campo del Venezia 0-2, come detto oggi Pescara che batte il Cosenza 1-2, Crotone-Empoli 0-0. Vediamo la classifica del Serie B con la Virtus Entella che viaggia a punteggio pieno, 9 punti per la formazione Ligure, 7 per il Perugia, 6 per Salernitana, Ascoli, Pordenone e Pescara. 5 punti per Empoli e Crotone, 4 per Benevento, Pisa e Chievo Verona, 3 punti per Cremonese, Spezia, Venezia, Frosinone e Cittadella, 1 punto per Cosenza e Juve Stabia, 0 punti per il Livorno e il Trapani. Come vedete, le squadre che hanno una partita in meno sono contrassegnate dal doppio asterisco. Vediamo la Serie C, poi iniziamo su Cosenza Pescara, perché si sta ancora giocando, dovrebbero essere terminate le partite delle 17.30. ieri l'anticipo Casertana Rieti 6-1, nel pomeriggio di oggi Catania Viterbese 1-0, Paganese Francavilla 2-2, come detto Teramo Cavese 2-0, il Monopoli sbanca Terni 0-2 sulla Ternana, Bisceglie Potenza, queste sono le partite delle 17.30, Bisceglie Potenza 0-3, Catanzaro Sicula Leonzio 3-1, l'Avellino vince Apicerno 2-3, Vibonese Rende 3-0. Domani sera
un super, davvero super posticipo al San Nicola di Bari, tra Bari e Regina. La classifica anche in questo caso, qui siamo alla quarta giornata di campionato, ma come sapete Teramo e Siculo Leons devono ancora recuperare una partita e Regina e Bari devono ancora giocarla. Catanzaro 10 punti, 9 punti per Potenza, Catania, Ternana e Avellino, 7 punti per Regina, Casertana e Picerno, 6 punti per Bari, Viterbese e Monopoli, 5 punti per la Paganese, 4 per Vibonese e Bisceglie, 3 punti per Teramo e Virtus Francavilla, 2 punti per la Cavese, 1 punto per la Sicula Leonzio, ancora ferme al palo Rende, che sarà il prossimo avversario del Teramo sabato pomeriggio alle 16, e il Rieti. Poi avremo dalle 20:15 avremo un collegamento con la nostra Ania Cantagalli, che ci racconterà un po' la partita del Bonolis. Intanto in Serie A 4-2 tra Roma e Sassuolo, Roma che insomma ha rullato i neroverdi nella prima parte della gara e adesso c'è il piccolo rientro da parte della squadra di Roberto De Zerbi. Ma William, vengo da te perché innanzitutto questa è una vittoria, quella del Pescara ovviamente a Cosenza, che vale doppio se non triplo, un po' perché si tornava dopo la sosta di campionato e le partite dopo la sosta non sono mai partite qualunque, e un po' perché è arrivata in una gara in cui il Pescara probabilmente il pareggio lo aveva, il Cosenza il pareggio lo aveva meritato, e invece è arrivata la zampata di Galano. Almeno questi sono due motivi per cui questa vittoria vale tantissimo. Beh sì, certo, i tre punti li incameriamo, li mettiamo in cassaforte, chiaramente sono utilissimi, però diciamo onestamente la partita poteva anche essere tenuto conto del fatto che il Pescara nel primo tempo sicuramente ha giocato meglio, ma nel secondo tempo il Cosenza, diciamo anche guardando i numeri dei tiri in porta, dei tiri effettuati, meritava il pareggio, però c'è stato quell'episodio che ha penalizzato la squadra di Braglia, per cui diciamo che alla fine chi fa più gol vince, per cui il Pescara ha vinto meritatamente, perché tutto sommato insomma ha saputo sfruttare quelle occasioni che ci sono state in maniera diciamo eccellente, anche se Galano si è mangiato il raddoppio nel primo tempo dopo il rigore di Tuminello praticamente in maniera molto ingenua, certo. Però Galano addirittura oggi ha realizzato il terzo gol che praticamente l'anno scorso ha fatto 3 gol, sì. Diciamo, in tutto il campionato. Assolutamente. Allora vediamoci subito la sintesi della partita, il servizio del nostro Paolo Renzetti. Il Pescara batte il Cosenza 2-1, vediamo. Un Pescara operaio conquista un successo pesantissimo per 2-1 in casa del Cosenza al termine di 90 minuti incredibili e contrassegnati dal grave infortunio di Tumminello. 3 punti da dedicare all'attaccante bianca-azzurro con la squadra del presidente Sebastiani, che ha giocato una gara vigorosa in un clima caldissimo dando prova di cuore e carattere. E ora la Virtus Entella sabato prossimo all'Adriatico per un Pescara che inizia a far sognare i suoi tifosi. Zauri conferma per 10 undicesimi la squadra che aveva battuto il Pordenone con la novità di Vitturini per Balzano. Fra i calabresi Braglia opta per il 4-3-3, in campo gli ex pescaresi Corsi, Baez e Canutè. Caldo al San Vito Marulla, dove si gioca di fronte a 8.000 spettatori agli ordini di Luzzi di Molfetta. Le prime battute di gara vedono equilibrio, con al quinto però un cross teso di Lazzar con la palla che sfiora la traversa e finisce sul fondo. Il gran caldo costringe i 22 in campo sin dalle prime battute a dosare le energie. Aggressiva la squadra di casa, che cerca di sfruttare soprattutto il gioco sulle fasce. All'undicesimo azione prepotente di Canutè, che dopo aver superato avversari come Birilli conclude dai 25 metri trovando la deviazione di Fiorillo in corner. Fra i silani c'è un Canutè ispirato e molto motivato, è vero motorino del centrocampo cosentino. Tra i biancazzurri Galano e Di Grazia si danno un grande affare. Alla mezz'ora Sciaudone tocca in aria Di Grazia, che termina a terra per il direttore di gara, e rigore con Tuminello che dagli 11 metri di Potenza fa 1-0. Dopo tanta sofferenza il Delfino è così in vantaggio, con la gara che si mette in discesa e che potrebbe avere anche una nuova svolta al 32esimo, quando Memusciai pesca solo in a Galano, che davanti a Perina fallisce il gol del raddoppio. Il Cosenza accusa il colpo, ma riprende pian piano a spingere fino al 40esimo, quando poi si infortuna gravemente Tuminello, che viene sostituito da Maniero. Nel finale problemi anche per Campagnaro, che viene sostituito da Drudi, che fa il suo esordio stagionale con la maglia del Pescara. Nella ripresa nel Cosenza, in campo con Legittimo per Carretta e Lazar. Le prime fasi di gioco vedono i locali in avanti. Al 21esimo Bruccini in area pescarese mette alto. Il Delfino cerca di agire in contropiede, ma Maniero è spesso
isolato in avanti. I calabresi così spingono ma sono costretti a concludere spesso dalla distanza. Il match resta così aperto con il Cosenza a fare la gara. Con il caldo asfissiante cala il ritmo ma al 25esimo Sciaudone si inventa un tiro dai 25 metri che non lascia scampo a Fiorillo segnando così il gol dell'1-1. Parità al San Vito che si rianima con il Delfino ora costretto a subire la pressione dei locali. Alla mezz'ora si fa male anche Palmiero sostituito da Castanos, biancazzurri sfortunati con tre giocatori fuori per infortunio e ora costretti a subire gli attacchi all'arma bianca della formazione di casa. Al 41esimo ancora Cosenza pericoloso con Fiorillo che riesce comunque ad alzare in calcio d'angolo. Al 43esimo però la difesa calabrese si addormenta e ne approfitta il Pescara con Castanos che ispira Galano che in contropiede entra in area sul filo del fuorigioco mettendo alle spalle del portiere di casa. Per l'ex foggiano la terza rete stagionale, per la squadra di Braglia è un brutto colpo con il Delfino che così dopo 6 minuti di recupero festeggia una vittoria che vale davvero oro. Eh sì, una vittoria che vale davvero tantissimo, l'abbiamo detto anche in sede di presentazione del servizio. Che cosa, William, ti ha convinto di più? Poi vedremo l'immagine di Tumminello, lo dico al telespettatore da casa che ci ha scritto. Che cosa ti ha convinto di più e che cosa ancora, secondo te, su che cosa Zauri deve lavorare ancora parecchio? Ma diciamo che chi mi ha convinto di più è stato Galano, che praticamente è un giocatore sicuramente importantissimo per questa squadra. Io lo vedrei anche come più in avanti, cioè come più centrale, come punta centrale. E mi ha convinto la caparbietà, la tensione della squadra, che non ha concesso nulla sostanzialmente, anche nel secondo tempo quando abbiamo subito gli attacchi del Cosenza, Fiorillo non ha effettuato nessuna parata, certo. Tutto sommato ci sono stati parecchi tiri ma fuori, per cui diciamo che la squadra è stata compatta e è ovvio che i meccanismi e il bel gioco che praticamente ci ha promesso Zauri lo dobbiamo ancora vedere in futuro, speriamo, perché in definitiva è una squadra ancora in rodaggio. La prima partita, quella per Sassalerno, praticamente non era questa squadra, mancavano Macin, mancava Scognamiglio, mancavano giocatori che poi si sono rivelati importanti. Certo. La sorpresa è Masciangelo, che lo vedo veramente bravo, attento e anche efficace nei suoi... E poi Tumminello praticamente è bravo, si vede che dà fastidio alle difese avversarie, però la caparbietà di questa squadra mi ha impressionato il fatto di voler gestire l'1-0 tenuto conto anche delle defezioni di Campagnaro, e anche se Trudi praticamente ha giocato benissimo, per cui non ha fatto rimpiangere Campagnaro, e questa è una buona notizia, perché certo, non possiamo fare affidamento sempre su Campagnaro, che chiaramente ha di questi problemi. Assolutamente. Quindi alla fine credo che si debba ancora migliorare. Zauri ha parecchi giocatori e poi la differenza la fa la qualità. Sì. Perché la tecnica dimostrata da Galano in occasione del gol non era semplice gestire quel pallone e fare gol. Assolutamente. Andrea, vengo da te, perché a macchiare un po' questa vittoria c'è l'infortunio proprio di Tumminello, che qualche minuto prima era andato in gol. Voi l'avete raccontato molto bene questo pomeriggio, peraltro anche attraverso i social della Pescara Calcio, che nella frase che hanno dedicato al proprio attaccante, insomma, lasciava trasparire un po' di pessimismo per quelle che erano già subito lì live le condizioni dell'ex attaccante del Lecce. Ti vogliamo vedere presto in campo, forza Marco Tumminello, con la foto di Tumminello che esce in
Barella. Guardate l'orario, 16:06, cioè non era ancora iniziato il secondo tempo e già il Pescara twittava percependo appunto la gravità dell'infortunio, che va ancora diagnosticato nella sua diciamo così precisione. Poi dopo si capiranno anche i tempi di recupero, ma insomma anche la dinamica, insomma, magari la possiamo rivedere, quando c'è quel movimento del ginocchio e quando c'è anche quella reazione del giocatore che ha quasi l'istinto poi di sollevare la gamba, perché evidentemente accusa il dolore, sente qualcosa di anomalo, ecco, quando ci sono questi movimenti purtroppo il presagio è davvero nefasto. Poi insomma lui ha provato a rialzarsi, ma faticava a appoggiare ovviamente il piede, poi col passare del tempo avrà avvertito sempre più dolore, fino poi a uscire come abbiamo visto questo pomeriggio, quindi appoggiato tra gli altri alla spalla dell'addetto stampa Massimo Mucciante, col ginocchio sinistro tutto fasciato. Insomma è davvero la foto. Sì, è il neo più grande di questa giornata, perché poi ci sono stati anche altri infortuni, il solito quello di Palmiero, muscolare di Campagnaro, quello di Palmiero che ha preso una botta al ginocchio, speriamo che non abbia conseguenze, perché già Bruno è fermo, Palmiero se dovesse saltare la prossima partita manca il regista di ruolo, qualcuno dovrà adeguarsi come è successo oggi, quindi insomma bisogna fare un po' ancora tutti i conti circa l'entità di questi infortuni, quello di Tumminello quello più grave evidentemente. Ho una domanda, la stessa a te, e poi voglio anche la risposta di William. Vi aspettavate oggi l'ingresso di Maniero o no, pensavate all'inizio che entrasse Brunori? Maniero ha guadagnato considerazioni Inzauri nelle ultime sedute di allenamento, sicuramente, però quando si è fatto male Tumminello, distinto, insomma il primo pensiero era che appunto entrasse Brunori. Resta da capire se è stata una scelta meramente tecnica o se ha voluto un po' giocare sulle motivazioni, perché Maniero lo scorso anno appunto ha giocato a Cosenza, al contrario di Palmiero non ha fatto molto bene e magari ci teneva a fare una bella partita. Ora però i due entreranno in ballottaggio, perché dovranno sostituire da qui a un bel po' di tempo proprio Tumminello. Sarà interessante vedere come Zauri gestirà questa situazione, tenuto conto che, lo abbiamo detto in settimana, Zauri stava già lavorando da diversi giorni al 4-3-1-2, provando sì, diverse coppie e provando anche diversi trequartisti, proprio perché era un sacrificio tenere due dei tre centravanti in panchina. Ora però purtroppo uno di questi tre centravanti probabilmente starà fermo per un bel po' di tempo e quindi ne sono due in organico, sempre con l'asterisco Borrelli, che con la primavera continua a fare gol, in prima squadra quando gioca le amichevoli va sempre in rete, quindi chissà che questo infortunio non possa dare un po' di spazio, seppur marginale, a un elemento come Borrelli che è in grande ascesa. Tu, William, ti aspettavi che entrasse Maniero o Brunori? No, io veramente non ho pensato alla sostituzione di inizialmente pensavo che potesse rientrare il giocatore, poi invece è stato portato via in barella e Tumminello sicuramente è una perdita importante per il Pescara. Però ha ragione Andrea, forse probabilmente Zauri ha voluto, diciamo, far giocare Maniero perché c'era aveva giocato con Cosenza, la sua ex squadra, c'erano i motivi per cui magari avesse qualche stimolo in più per fare bene, insomma. E ora ci scrivono, tutti dicevano che avevamo una rosa così ampia, chi segnerà? Speriamo e confidiamo in Brunori, anche se io, quello che ha detto Andrea, sono d'accordo, perché ho visto l'altro giorno la gara di primavera tra Pescara e Inter, e attenzione, perché con un Borrelli così, Zauri, che lo conosce molto bene, potrebbe farlo entrare all'interno di quelle rotazioni per colmare quella che attualmente è una lacuna, che è quella di Tumminello, certo, cercando di salvaguardare quell'esperimento 4-3-1-2 che ha provato in questi giorni. Cioè, sicuramente, io credo che sia utile questo giocatore, che ha dimostrato anche, poi lo conosce bene Zauri, per cui
sa come può essere utile alla causa, insomma. E allora ce l'ascoltiamo, Zauri, sì. Al fischio finale intervistato al nostro Paolo Renzetti. La vittoria del coraggio, la vittoria della sofferenza, squadra che oggi ha dimostrato di avere soprattutto un grande carattere. Sì, noi dobbiamo crescere tutti i punti di vista. Abbiamo fatto vedere dei problemini nella prima partita, nelle prime uscite, che erano quelli appunto di compattezza, e quindi dobbiamo cercare di trovare un giusto equilibrio, che chiaramente per quanto mi riguarda non dovrà essere quello di oggi, a prescindere, perché comunque sia noi abbiamo bisogno di andare in avanti, di provare a giocare, di fare altre cose, però spesso nel calcio bisogna fare quello che serve. Oggi serviva una partita di carattere, di grande voglia di soffrire. I ragazzi l'hanno messa tutta e poi alla fine la loro grinta, la loro voglia è stata premiata appunto con il gol nel finale. La vittoria è importante perché è arrivata anche in condizioni di oggettiva difficoltà per gli infortuni che ci sono stati. A proposito, quali sono le prime notizie su Tumminello? Beh, non sono buone, adesso i prossimi giorni serviranno appunto a valutare l'entità. È un problemino al ginocchio, insomma, purtroppo si prospetta uno stop medio-lungo. E per Ugo Campagnaro un problema muscolare da valutare nei prossimi giorni, speriamo si sia fermato in tempo. E Palmiero? Palmiero un contrasto anche lui sul ginocchio, insomma, ovviamente a caldo aveva male, vediamo nei prossimi giorni, speriamo non sia niente di grave. Scelte iniziali, questa sorpresa di Vitturini, anche se ieri avevi fatto capire in conferenza stampa che probabilmente ci sarebbe potuto essere anche spazio per questo ragazzo di cui si parla poco forse. Vitturini è a pari degli altri, noi li valutiamo in settimana, poteva giocare Zappa che merita ugualmente la possibilità, Ciofani per lo stesso motivo, sono tanti ragazzi che si allenano, Cisco, Busellato, sono ragazzi che si allenano duramente in settimana e quelli che vedete la domenica stanno bene perché in settimana gli altri ragazzi li fanno allenare alla grande, per cui tutto quello che vedete non si ferma ai 13-14 della domenica, del sabato, ma si deve ingrandire ai 24-25 della rosa. Dopo l'infortunio di Tumminello, in campo Maniero e non Brunori, perché? Sono due giocatori che meritano, sia Maniero che Brunori. Settimana scorsa è entrato Brunori, è una scelta dettata anche dal momento, volevo giocarmi la carta Maniero da ex, ovviamente un po' di spirito di rivalsa, quindi oggi Maniero ha fatto bene la sua parte, così come gli altri. Per chiudere, Luciano, prossimo turno, big match, classifica la mano, la prima, la Virtus Entella contro il Pescara, che ha conquistato 2 vittorie su 3. Ma non abbiamo paura di nessuno, noi vogliamo crescere, vogliamo continuare questo percorso che abbiamo appena iniziato, non dobbiamo assolutamente essere presuntuosi, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo avere l'ambizione giusta di una squadra che è giovane, una squadra nuova che sta cercando anche il suo equilibrio, quindi aspettiamo l'Entella con piacere perché gli vanno fatti assolutamente i complimenti per questo inizio molto molto forte. Ultimissima, Drudi e Castanos, impatto buonissimo in gara, Castanos ha dato anche il pallone a Galano. Lo dicevo prima, i ragazzi hanno grande qualità, si fa veramente fatica a sceglierne 11 perché ho la fortuna di avere tanti ragazzi bravi, quindi cerco di scegliere quelli che secondo me per quella partita possono dare una mano, e si è visto che poi sia in quella precedente che oggi chi entra fa la differenza, quindi complimenti a chi è entrato. E dunque queste le parole di Luciano Zauri. Borrelli, e anche Pavone merita la prima squadra, è vero Andrea, anche Pavone ha giocato una grandissima partita contro l'Inter, quasi imprendibile per la difesa sì, nerazzurra. Tra l'altro quando è uscito lui, poco dopo è arrivato il gol del 2-3, perché Pavone davvero quando prendeva palla teneva insomma sul chi va là tutti i giocatori dell'Inter, però Pavone chiaramente è un esterno, sì. È un po' il Galano della primavera perché sì. È un mancino che gioca a destra ed è davvero molto bravo. Tra l'altro, a proposito di Galano, lui è rientrato nell'operazione Galano perché ora lui è in prestito dal Parma, dove era a squadra cui era stato ceduto in estate proprio nell'ambito dell'operazione Galano. Però insomma, ripeto, lui è un esterno, Borrelli è un centravanti, potrebbe entrare appunto nelle rotazioni degli attaccanti, potrebbe essere coinvolto maggiormente da Zauri dopo l'infortunio di Tumminello. Oh, ecco, a proposito dei nuovi, abbiamo sentito anche di Drudi e Castanos che hanno avuto subito un ottimo impatto.
in bianco. Beh, Cassano sta oggi dopo Cassano palla... una palla geniale per, sì, per Galano, peraltro di prima intenzione, capendo il movimento, il contromovimento di Galano. Mi ha ricordato molto vagamente il lancio di Griezmann lo scorso anno nel corso di Atletico Madrid. Diego Costa che sbaglia davanti a Szczęsny. Diego Costa che sbaglia davanti a Szczęsny, perché di prima intenzione butta questa palla in avanti, ma butta per modo di dire, è proprio per mandare in porta il compagno. Lui ha visto il movimento di Galano e ha messo una palla perfetta proprio sulla corsa di Galano, che poi ha concluso in maniera magistrale. E Castano sta messo lo zampino sul gol del 3-2 di Tumminello contro il Pordenone da subentrante, sì. E oggi si è ripetuto, è entrato in una fase delicata della partita, ha fatto una giocata che ha permesso al Pescara di cogliere i tre punti. Ha ragione Zauri quando dice: abbiamo ritrovato un giocatore sicuramente più maturato, cresciuto fisicamente, mentalmente. Doveva ritrovare la condizione, perché lui ha fatto la tournée asiatica con la Juventus, con la prima squadra, ma chiaramente ha potuto lavorare poco, e poi quando la Juventus ha fatto il meglio della preparazione, lui poi è andato via, quindi doveva e deve allinearsi ai compagni, ma queste premesse sono ottime. Assolutamente. Oh, William, torno da te, perché alle porte c'è la gara contro la prima della classe, la Virtus Entella, che ieri ha vinto con un rigore alla fine di Mancosu, ha battuto il Pordenone. Però Zauri ha detto: attenzione, noi non dobbiamo avere paura di nessuno, e forse questo è uno spirito che può aiutare una squadra che deve crescere come il Pescara, sapere di andare su ogni campo e non avere per forza l'obbligo di ottenere un risultato in particolare. Beh, vedi, ogni squadra rispecchia sostanzialmente diciamo il carattere dell'allenatore, e se l'allenatore al di là delle parole che pronuncia riesce veramente a inculcare nella mente dei giocatori il fatto che non si deve avere paura di nessuno, e anche in quel caso diciamo ha ragione l'allenatore, se veramente i giocatori credono di poter giocare anche contro la Juventus, per dire, no? Certo, certo, assolutamente. Oh, ti faccio vedere un episodio da Moviola, l'unico che abbiamo selezionato, perché non è che ce ne siano stati tanti altri. E Canute che impressione non vorrei fatto dimenticare. Come Canute, che è stato straordinario, il migliore in campo secondo me, perché per diciamo la tecnica, per la capacità di dribbling in quell'occasione in cui Fiorillo avrebbe commesso un grave errore se avesse subito quel gol, perché certo, c'è stato un tiro preannunciato da parecchi metri, insomma. Oh, prima di vedere la Moviola, prima ci ha scritto un telespettatore da casa: sono molto preoccupato, la fortuna non ci può sempre arridere. Te come la vedi? Ma guarda, tu dici che a quel punto, ovvio, quando la fortuna potrebbe andare via, il Pescara giocherà meglio. Ma credo che la fortuna sia sempre una componente importantissima per tutti gli sport, in tutte le occasioni, nella vita, insomma, diciamo. E quindi se si è fortunati, io ricordo Iaconi, Andrea Iaconi, al quale rivolgevo una domanda quando avevamo De Canio, che sicuramente era un allenatore fortunato, è stato, in particolare col Pescara, e dicevo: ma tu, se devi scegliere fra un allenatore bravo e uno fortunato, chi sempre scegli? quello fortunato non c'è niente da fare, perché alla fine poi il risultato sì, perché poi ci sono dei momenti importante all'interno delle gare, all'interno dei campionati, all'interno delle stagioni, in cui c'è veramente, vedi, delle sliding doors. Io voglio ricordare anche ad Andrea Foscarini, il quale allenava l'Albino Leff. Foscarini, Cittadella. Cittadella. Il Cittadella, praticamente tutte le volte che l'abbiamo incontrato in tempi passati, sì, sì, ci ha veramente dato delle lezioni di calcio, sì, anche con la squadra di Zeman. Noi faticammo moltissimo, ma alla fine vincemmo, abbiamo sempre vinto contro Foscarini, che è sfortunato. Certo. Oh, vediamo l'episodio da Moviola che ha riguardato il calcio di rigore, poi realizzato dallo sfortunato Marco Tumminello. È un contatto in area di rigore di Sciaudone, credo, su, sì, Di Grazia. Allora,
Bisogna dire che si incrociano le traiettorie delle corse. Detto questo, Di Grazia è stato molto bravo. Si è allungato un pochino la gamba. È andato, lui capisce che sta per arrivare. Ciaudone si ferma, guarda, e lui è... Dai, lo vogliamo definire... No, è lui che colpisce. Rigore cercato. Rigore cercato. È trovato. È trovato. Dai, vabbè, diciamo che la dinamica era pro Di Grazia, nel senso che a velocità normale questo è un calcio di rigore nettissimo. Certo. Poi rivedendolo, Andrea... Sì, perché Di Grazia non fa il passo ulteriore, sì, lascia esatto. Lì la gamba che dovrebbe andare allunga più la gamba, avanti. Non fa il passo. Lui la tiene lì per andare a toccare Ciaudone. Ecco, sì. Vedi, va per allargare e non fa il passo naturale che Andrea dovrebbe fare per restare in piedi. Andrea, diciamo che se fossimo a Cosenza enfatizzeremmo questo aspetto. Stando da quest'altra parte, diciamo che è un rigore cercato e trovato. Vabbè, ma in questo caso non si può anche chiedere l'intervento del VAR? No, no, perché non è un chiaro errore. È un calcio di rigore. Vabbè, l'errore, a parte il fatto che credo che dalla prima di ritorno ci sia il VAR. Sì, vero? Non è ancora. Stanno ancora. Non è ancora implementato, diciamo, in Serie. Esatto. No, vabbè, no, io non sto dicendo, ma questa era una chiara secondo occasione. Secondo me, no. Cioè, secondo me, non è un chiaro errore, ammesso esatto. Che sia un errore. No, esatto. Io voglio dire, l'ausilio del VAR, praticamente in questo caso, poteva essere. No. Poteva chiarire. No, no, perché poteva non chiarirlo, poteva intervenire proprio. No, poteva chiarirlo se non ci fosse stato alcun tipo di tocco. Come? Se non ci fosse stato alcun tipo di tocco, ci potrebbe allora stare. Sì. Il VAR dice all'arbitro, guarda che il giocatore non è stato toccato. Invece, essendoci il contatto, l'arbitro ha visto il contatto e lo ha ritenuto degno di essere da calcio di rigore, tale da generare un calcio di rigore. Se ci fosse stato il VAR, ripeto, non penso che in questo no, ambito impossibile, sarebbe potuto intervenire. Non sarebbe intervenuto mai, perché poi nella realtà dei fatti il contatto tra i due giocatori c'è. Quindi esatto. Non si tratta, ripeto, ammesso che stiamo parlando di un calcio di rigore che non c'è, e secondo me comunque potrebbe starci, ma ammettiamo anche il caso che tutti siamo d'accordo che non ci fosse, ok? Anche in quel caso, essendoci il contatto, quindi non c'è un chiaro errore da parte dell'arbitro, il VAR non può proprio intervenire, non si vanno proprio a rivedere le immagini, nonostante sia un episodio che porta ad un calcio di rigore. Questo è per chiarire, e oltretutto, oltre a questo, in questo momento non c'è il VAR o la VAR in Serie B, però noi abbiamo sentito il giorno della presentazione dei calendari, che abbiamo sentito anche il designatore degli arbitri Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, che ha detto l'obiettivo è quello di arrivare ad una prima giornata di ritorno. Anche il presidente della Lega di B, Mauro Balata, ha detto l'obiettivo è quello di arrivare alla prima giornata di ritorno la VAR o il VAR sia effettivo anche in Serie B. Ci andiamo ad ascoltare, mentre qui intanto a proposito di VAR... Però scusami, io voglio concludere col dire che praticamente quello addetto al VAR deve anche valutare se c'è una simulazione o meno. Certo, ecco, però allora qui non parliamo di simulazione. Se ci fosse una simulazione per il calcio di rigore deve intervenire, il VAR può intervenire. Sì, ma è stato lui a colpire l'avversario. Ma è un discorso concettuale diverso, cioè il VAR interviene solo nel caso in cui l'arbitro veda una realtà totalmente diversa da quella che poi effettivamente si concretizza in mezzo al campo. Non può entrare nel merito di una decisione, che comunque di un contatto, per esempio, che c'è, perché poi il contatto lo vediamo e c'è tra Ciaudone e Di Grazia. Tra l'altro sul VAR se ne saprà di più nel prossimo consiglio direttivo. Lì si capirà se e come vedremo il VAR in questo campionato. Assolutamente. Che poi Ciaudone alza le braccia. Sì. No, lui alza Giulianova, no, non l'abbiamo fatto vedere dalle 20:40 in poi tutta Serie D. Alza le braccia come per dire
perché comunque una mimica che dovrebbe indurre, ma non ci riesce, l'arbitro a pensare che l'intervento di Chaudone è regolare. Ok, va bene. Chiusa la parentesi legata al calcio di rigore, ci andiamo ad ascoltare il man of the match sostanzialmente, perché poi l'ha decisa lui nel finale della gara, Cristian Galan. Un grande inizio di campionato per te, hai eguagliato il record di gol dello scorso anno, è già tanto. Ah sì sì, sicuramente. Niente, sono contento di questo gol soprattutto perché ho portato a casa una grandissima vittoria su un campo veramente difficile, abbiamo sofferto fino alla fine, siamo stati bravi lì a essere compatti tutti insieme e abbiamo portato a casa questa grandissima vittoria. Ora siamo tutti contenti, dobbiamo continuare così, lavorare con grandissima umiltà come dico sempre e andare avanti. Ce la racconti un po' questo gol, c'è stata l'imbucata da parte di Castagnossi e poi hai fatto tutto tu? Sì, sì, io quando vedo che posso bucare, quando posso andare vado subito, infatti è stato bravo lui a guardarmi, a darmi quella grandissima palla, io non dovevo fare altro che metterla in rete, ci sono riuscito e sono super contento. Peccato per quel gol fallito invece nel primo tempo tutto solo davanti a Perina, cosa è successo? No, io volevo stopparla e piazzarla, poi quando ho stoppato la palla l'ho stoppata un pochettino male, mi si è annebbiato un po' gli occhi e quindi ho calciato malissimo, però sono stato bravo comunque a rimanere in partita, concentrato e alla fine è arrivato questo grandissimo gol che ha portato a casa questa grandissima vittoria. Cristian, diciamo così, non siete stati molto brillanti sotto il profilo della manovra e del gioco, avete anche subito anche per lunghi tratti la pressione del Cosenza che doveva recuperare, però siete stati ordinati e anche concreti. Ma non penso che non siamo stati brillanti, secondo me ci è mancato forse l'ultimo passaggio, quello decisivo per andare a fare gol, però come hai detto tu siamo stati bravi a soffrire perché comunque venire qui a giocare non è semplice, siamo stati bravi ad essere compatti tutti insieme e alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria, perché alla fine se giochi, non dico sempre così, però quando vieni su questi campi qua e giochi così compatto, poi alla fine non dico che vinci, però ti porti a casa un buon risultato. Oggi ci siamo riusciti. Cristian, è quasi scontato sottolinearlo, questi tre punti sono tutti per il vostro compagno di squadra Tumminello che ha avuto questo grave infortunio. Che cosa avete detto negli spogliatoi? Che cosa sapete? No, spero che non sia nulla di grave. Ovvio, ha dolore, ragazzo, però ora farà una risonanza e vedremo cosa avrà. Però dedica spero... per lui. Beh, sicuramente a lui e va tutta la squadra perché ce lo siamo meritati, questo sicuramente. Senti, il modo migliore per presentarsi è questo che sulla carta è un big match guardando la classifica contro l'Entella, no? Tre punti, però c'è l'Entella dall'altra parte. Eh sì, ora c'è un altro big match perché comunque giochiamo con una squadra che la neopromossa che sta dimostrando il suo valore, ha fatto già punteggio pieno, quindi dobbiamo affrontarla con la giusta mentalità come abbiamo fatto oggi ed essere magari più efficaci, più magari quando arriviamo lì negli 11 metri quando sotto porta, ecco. Cristian, un pensiero anche per questi tifosi, questi 100 tifosi arrivati da Pescara che vi hanno incoraggiati, che hanno festeggiato con voi questa vittoria molto sofferta ma importantissima. Beh, sicuramente la dedico va anche a loro perché comunque è una tifoseria che ci segue, una tifoseria calorosa che ci segue dappertutto, quindi questa vittoria va anche a loro, è merito anche loro. Obiettivo personale, quanti gol, doppia cifra? Ah, io non faccio né promesse, io voglio continuare soltanto così, partita per partita, crescere, lavorare ogni giorno, poi vedremo dove posso arrivare. E beh, sarebbe un grande traguardo la doppia cifra per Galano che, come giustamente hai detto a te, William, in tre giornate ha raggiunto il record dell'anno scorso, insomma se tanto mi dà tanto. Si possono avere notizie maggiori sugli infortuni di Tumminello e Palmiero? Allora, non ne abbiamo allo stato attuale, anche perché la squadra sta rientrando da Cosenza. Prima ne ha parlato Zauri, ha parlato di Palmiero, l'ha detto anche Andrea, ha preso un colpo, speriamo non sia niente di grave. Per quanto riguarda Tumminello ci vorranno degli esami clinici che possano verificare al ginocchio se c'è stata per esempio una lesione dei legamenti e quant'altro. È chiaro che bisogna attendere. Per quanto riguarda Campagnaro, Zauri ha detto si è fermato, un piccolo problema muscolare, speriamo si sia fermato in tempo, quindi
da valutare questo in virtù anche della prossima gara, William, e vediamo il prossimo turno, perché la partita insomma è bella, contro la prima della classe, contro la Virtus Entella, in una giornata, sabato pomeriggio ovviamente, Pescara Virtus Entella, in una giornata in cui probabilmente, forse, se bisognava affrontare una prima, è meglio che questa prima sia la Virtus Entella. Sicuramente, è una partita, diciamo, è un test valido per controllare, diciamo, le migliorie di questa squadra, la nostra squadra, che ha sicuramente giocatori validi e può sicuramente migliorare e imporre anche la propria personalità, diciamo. Anche perché, se vogliamo, l'inizio, vero Andrea, l'inizio non è stato di quelli impossibili per il Pescara, perché a parte la Salernitana all'Arechi, il Pordenone, oggi il Cosenza, seppur a Cosenza, adesso ci sarà la Virtus Entella, che è vero che è prima, ma non è la squadra candidata a vincere il campionato. Direi che le due squadre... che ora facciamo vedere il telo? Tra poco, se ci aspetti 5 minuti, non solo te faccio vedere, anche le interviste. Direi che le due squadre che abbiamo battuto praticamente hanno peccato un po' di ingenuità. Il Cosenza, sia Pordenone che il Cosenza. Il Cosenza, anche di una certa presunzione, voleva per forza assolutamente vincere dopo la sconfitta due settimane scorse, per cui ha commesso quell'errore che gli è costato la partita. Andrea, vincere queste partite sarà utile perché vincere, certo, aiuta a vincere quando arriveranno le big di questo campionato. Sì, big che al momento stentano, perché il Frosinone ieri ha perso, l'Empoli ha vinto la prima giornata, ma poi ha pareggiato le successive due partite, quindi anche il Vedremo Crotone. Vedremo stasera che farà la Cremonese. Vediamo cosa fa la rinforzatissima Cremonese, vediamo il Chievo che ieri ha vinto a Venezia, ma il Venezia ha giocato tutta la partita in 10, anche il Benevento insomma non sta andando alla grandissima, anche se ora questo derby con la Salernitana, insomma è un campionato che ancora deve far uscire fuori, e accadrà col passare delle giornate, il vero valore delle squadre. Però il Pescara, siccome parte anche quest'anno un po' a fari spenti, ci si aspetta almeno una conferma di quanto fatto lo scorso anno. Aver conquistato due vittorie nelle prime tre partite è un buon segnale. È vero che il calendario sulla carta è un calendario abbordabile in attesa delle big, però i punti poi li devi fare, e se non giochi bene e sei a bulico piatto come la prima giornata, vai a Salerno e ne prendi tre. Quindi ci sono stati dei miglioramenti, ma è evidente che questa squadra può e deve continuare a migliorare. Assolutamente, sabato pomeriggio Pescara Virtus Entella. Grazie a William Carosella, grazie William per essere stato con noi. Sì, però volevo dire che la prima partita l'abbiamo giocata con... non giocata, perché mancavano elementi validi come Palmiero, come Scognamiglio. E quindi praticamente non eravamo la squadra ancora di oggi. L'assetto vero, assolutamente. Cioè, grazie William per essere stato con noi. Ovviamente di Pescara domani sera vi do l'appuntamento già alle ore 21, replay con Enrico. Tanti ospiti, immagini, interviste per analizzare questa seconda vittoria consecutiva del Pescara in proiezione della gara, speriamo, bella, dell'Adriatico di sabato pomeriggio contro la Virtus Entella. Ci fermiamo per la pubblicità, dopo al rientro parleremo di Teramo Cavese.
Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, tra poco abbiamo chiuso la parentesi legata alla Serie B a Cosenza-Pescara, siamo per aprire quella del Teramo che ha vinto oggi contro la Cavese. Intanto però saluto i nostri due ospiti che poi ovviamente commenteranno le gare di Serie D, l'attaccante del Pineto Stefano Sarrizzu. Ciao Stefano, benvenuto ai nostri studi. Grazie, ciao a tutti. E grazie, buona serata anche a Roberto Marcelli, centrocampista del Nodaresco. Buonasera a voi. Sei quasi... allora, Stefano è sotto il ragazzo con la maglia del Pineto e Roberto, se tu ti fossi spostato un po' più verso la tua destra avresti il ragazzo con la maglia del Nodaresco. Però oggi è stato anche il giorno di Teramo Cavese, vediamo il servizio, è finita 2-0 il servizio di Ania Cantagalli. La scintilla chiamata da Tedino è arrivata, adesso il Teramo dovrà trovare continuità di marcia. I biancorossi centrano la prima vittoria stagionale proprio allo stadio Bonolis, 2-0 su una Cavese che riesce a fare ben poco per impensierire il diavolo. Nel rinnovato impianto di piano d'accio con il nuovo manto e i seggiolini in tribune distinte richiesti dalla Lega Pro, il presidente Franco Iachini fa un breve giro del campo prima del fischio d'inizio per salutare i quasi 3.000 tifosi presenti alla prima casalinga della stagione. Il Teramo tiene il possesso palla nel primo tempo, ma non trova da subito tempi e varchi, anche per il muro eretto dalla Cavese, che lascia praticamente solo Germinali davanti. Ci prova subito Arrigoni con un tiro dalla distanza che Bisogno respinge. La squadra di Moriero si fa vedere all'11esimo con un tentativo, anche in questo caso dalla distanza, ma Di Roberto non inquadra la porta. Al quarto d'ora Martignago, tra i migliori, ci prova dagli sviluppi di un calcio di punizione, ma non trova lo specchio. L'episodio che però sblocca la gara arriva al 28esimo. Ancora Martignago mette in moto Di Matteo, che serve a sua volta in mezzo per il primo centro stagionale di Magnaghi. E ancora Teramo ed ancora Martignago al 35esimo. L'ex Albissola fa tutto bene in area, mirino a parte. Nel finale del primo tempo la Cavese alza il baricentro e prova a creare qualcosa. L'unico episodio però arriva dai piedi di Russotto, che chiama fuori Tomei e mette al centro, ma sia Lulli che Di Roberto cadono in aria. Va atteso circa un quarto d'ora nella ripresa per il primo episodio degno di nota. Bombaggi batte una punizione sul lato corto e Bisogno è fondamentale nell'evitare l'autorete di un compagno. La Cavese prova con estrema difficoltà a far qualcosa, ma il risultato è che i campani non producono praticamente nulla di interessante. Al 25esimo Addessi approfitta di un errore in uscita per mettere in mezzo, ma Tomei salva senza problemi. Brivido invece al 28esimo, quando Matera disegna una traiettoria che si stampa sulla traversa. La palla sbatte poi sulla schiena di Tomei e finisce in angolo. Al 34esimo torna a fare il suo esordio in maglia biancorossa Costa Ferreira, dopo l'esperienza di 8 anni fa. Ma 2 minuti più tardi ci pensa Bombaggi a mandare i titoli di coda sulla gara, con un bellissimo tiro che finisce sotto l'incrocio e che fa festeggiare il Bonolis. Per i biancorossi arriva così il primo successo in campionato, a cui provare a dare continuità sabato prossimo contro il Rende a Vibo Valentia. Eh sì, primo successo, è scattata, chissà, la scintilla nel Teramo, lo chiediamo alla nostra Ania Cantagalli in collegamento. Ciao Ania! Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Innanzitutto ti chiedo che gara hai visto questo pomeriggio. L'abbiamo vista insieme, diciamo che se non è stato un monologo del Teramo è mancato proprio poco. Beh, si sono visti tutti i limiti della Cavese, una squadra che era in difficoltà e che si sapeva fosse in difficoltà. Dall'altra parte c'era un Teramo che mai come quest'oggi aveva bisogno di vincere per iniziare un po' la marcia che ci si aspetta, insomma, anche per gli investimenti fino a qui profusi dalla dirigenza, dal presidente Iachini. Dopo le 2 battute d'arresto a Catanzaro ed Avellino, insomma, quest'oggi era l'occasione migliore per provare a iniziare il cammino. Poi evidentemente la storia dirà quello che sarà effettivamente il cammino del Teramo. Primo tempo con te, mi volevi dire qualcosa? No, continua. Ho avuto un sussulto e ti ho interrotto.
Ah, ok. Primo tempo con il Teramo che ha tenuto il possesso palla, c'eri anche tu, quindi hai visto bene, bene anche tu. Alla prima azione manovrata in velocità, la squadra di Tedino è riuscita a passare. Magari nelle prossime gare, ovviamente, Tedino si aspetta che questa azione che ha portato al gol, si aspetta di vederla più spesso, ovviamente in campo, ma quella poi è una conquista che si farà nel corso della settimana degli allenamenti, per riproporre poi insomma quanto si fa quotidianamente in gara. Le basi ci sono, quando migliorerà anche la condizione fisica, perché nel secondo tempo il Teramo è calato molto, anche un pochino la Cavese, ma aveva un pochino da parte sua, da parte propria la Cavese, la spinta di provare perlomeno a pareggiare. Quando la condizione fisica migliorerà, insomma, sono sicura che si vedrà anche un'intensità di gioco differente, e soprattutto deve imparare Teramo a chiudere le gare, perché è stato fortunato sull'episodio della traversa, era stato magari sfortunato in altri episodi a Catanzaro, ad Avellino, quindi un pochino magari la fortuna ha restituito qualcosina quest'oggi. Due annotazioni tattiche. Il 4-3-2-1 oggi per la prima volta l'abbiamo visto, quindi la rinuncia al trequartista che normalmente è Mungo. Non solo, Mungo che gioca da molto bene, aggiungo io, molto bene da interno destro di centrocampo, un po' quello che faceva Cosenza l'anno scorso. Sì, esatto, era stata una prova che avevamo visto a Torricella nell'amichevole di giovedì scorso contro il Torricella nel test giocato dal Teramo. Avevamo visto nel primo tempo un 4-3-2-1 però senza Mungo, nella ripresa c'era Mungo impiegato da mezzala, e quest'oggi effettivamente Mungo era impiegato da mezzala con Bombaggi e Martignago che erano qualche passetto indietro rispetto a Magnaghi. Probabilmente Tedino ha capito che, vista la grande disponibilità di mezze punte e avendo soltanto disponibile Magnaghi quest'oggi come semi centravanti, perché poi centravanti puro non è, ha preferito insomma provare ad armare in maniera differente l'avanti del Teramo, quando magari tornerà a disposizione anche Cianci dopo la gara contro il Rende, perché comunque dovrà ancora scontare una giornata di squalifica, forse si potrà ripensare ad un trequartista. Però in questo momento probabilmente la soluzione migliore per il Teramo. Tra l'altro il reparto di mezze punte che domani dovrebbe rinforzarsi di nuovo, perché salvo sorpresa insomma verrà tesserato Tony Gomes, il calciatore portoghese arrivato qualche giorno fa in prova, dovrebbe firmare un biennale, ha già svolto le visite mediche, quindi insomma ormai dovremmo esserci per Gomes, insomma, per aggregarsi effettivamente alla rosa di Tedino. È un classe 98, quindi il Teramo ha pensato con il direttore Iaconi e Federico di fargli firmare un biennale, anche per sfruttare insomma la sua noi gioventù. Lo vediamo, stiamo vedendo alcune immagini. È un giocatore che insomma, per chi non lo conosce, noi devo dire la verità, fino a qualche giorno fa non lo conoscevamo, innanzitutto è velocissimo, lo vedete qui, ma soprattutto è cresciuto nelle giovanili del Liverpool, campione d'Europa, insomma, quindi è un giocatore certamente di grande spessore, almeno in prospettiva, il Teramo se lo augura, di grande prospettiva tecnica. Io direi, Ania, ci andiamo ad ascoltare Bruno Tedino e Francesco Moriero, perché abbiamo detto che Moriero avesse perso oggi, era ancora di più sulla graticola, e invece a quanto pare no, perché il presidente della Cavese ha confermato Moriero nell'immediato post gara, poi ovviamente salvo sorprese nelle prossime ore, però Moriero effettivamente dovrebbe rimanere sulla panchina della Cavese, forte anche di alcuni segnali che anche il presidente dice di aver visto quest'oggi di differenza insomma rispetto alla gara scorsa contro la Vibonese, in cui non c'era stati segnali di carattere da parte della squadra. Invece quest'oggi lo stesso massimo dirigente, come tra l'altro anche Moriero, ha detto di aver visto. Andiamo ad ascoltare i due tecnici, Tedino e Moriero, nel post gara di Teramo Cavese. Siamo felici perché speriamo sia nata finalmente un trend, no? Cioè, dato da una vittoria, siamo giunti a casa, quindi tutto ha un sapore diverso. Poi regalare 3 punti alla proprietà e ai tifosi era il nostro scopo, perché abbiamo visto lavorare una proprietà in maniera veramente entusiasmante.
Io resto dell'avviso che quando tu tradisci degli amici, l'amico deve sparare, non c'è alternativa, io la vedo così, sono molto drastico. E quindi noi vogliamo regalare anche al pubblico, che è stato meraviglioso sia in Coppa che a Catanzaro e soprattutto ad Avellino, vogliamo regalare questi 3 punti che sono importantissimi per trasmettere autostima. Abbiamo fatto mezz'ora del primo tempo, secondo me molto importante sotto l'aspetto dell'intensità lavorativa, abbiamo speso molte energie, ci hanno dato una grandissima mano i cambi, eccezionali. E questo è lo spirito che deve avere una squadra che vuole arrivare a un obiettivo che sapete benissimo non è quello di vincere i campionati, ma è quello di dare il massimo per voler vincere una partita, perché c'è una sottile differenza. Mister, la scintilla per accendere il motore possiamo dire che è scattata finalmente? Beh, credo oggi di sì, nel senso che abbiamo avuto voglia di vincere. Vedete, io sono sempre onesto, voglio esserlo finché camperò. Abbiamo avuto due possibilità di fare il 2-0 con 2 interventi del portiere importanti, e poi abbiamo avuto un episodio favorevolissimo che traversa il portiere fuori, che può cambiare la partita. Che hai pensato in quel momento? Che quando la palla è uscita o quando lo... Non è uscita. Che è un segno del destino. Beh, c'è stato un calo da parte di qualche giocatore, sì, ed è stato anche sostituito, perché proprio quando io vi dico che la situazione non è meravigliosa dal punto di vista, diciamo, generale, è la verità. Io non sono abituato ad accampare scuse, sono molto realista, mi piace lavorare, mi piace questo lavoro, lo faccio con entusiasmo e dico la verità. Mister, ieri hai detto da Mungo mi aspetto qualcosa di meno, innanzitutto gli hai accorciato un po' il raggio d'azione, poi oggi perché lo hai fatto giocare interno come ti è sembrato? Ma rispondo nella stessa identica maniera di sempre, non è per me... Voi fate un lavoro bellissimo e avete un vantaggio rispetto a noi che guardate e poi giudicate, ed è un pochino più facile. Noi abbiamo tutta la settimana per vedere i giocatori, Mimmo è un giocatore che ha grandissime qualità, come tutta quanta la squadra siamo molto indietro. Quando raggiungeremo veramente dei picchi di intensità lavorativa continuativa, allora potremo divertirci ancora di più. I 2+1 quando ci hai pensato? Davanti? Ci ho pensato martedì per aiutare di più la squadra, visto che loro spesso avevano giocato 4-2-3-1, oggi invece hanno giocato 4-3-3, e quindi abbiamo dovuto anche noi fare qualcosina di diverso, perché loro sul piano del palleggio restando così bassi, una squadra che ti irrita, sa palleggiare, ma troveremo tutte squadre forti, nel senso che in questo momento i valori non sono delineati. E quindi vedete anche gli altri risultati, insomma ci sono sempre delle sorprese, il campionato del sud è completamente diverso, l'abbiamo capito, speriamo di averlo capito velocemente, almeno io l'ho capito da mo', perché è il quarto anno che lo faccio, quindi siamo contenti, dai. Fa male tanto, perché io credo che la mia squadra abbia fatto la prestazione, si misurava contro una squadra importante, con giocatori importanti, avevo chiesto alla mia squadra di mettere l'anima e di correre e di fare le trame di gioco. Io penso che la mia squadra abbia avuto un buon possesso palla, siamo stati anche un po' sfortunati sulla traversa, per me la prestazione è molto positiva, perché ti ripeto, abbiamo affrontato una buona squadra, non abbiamo avuto paura, abbiamo giocato a calcio, abbiamo cercato di fare quello che sappiamo fare, sapendo che è una squadra nuova e giovane contro una grande squadra, è una squadra che voleva vincere, abbiamo tenuto il possesso palla, c'è stato qualche errore, però poi il secondo gol veramente ci ha tagliato le gambe, perché è stato un euro gol, perché siamo stati vicini anche a pareggiare. La mia analisi è molto positiva, anche se è normale che fa male perdere. Ieri lei in conferenza stampa ha detto ci serve tempo per lavorare, ci sono squadre che sono più attrezzate di noi e magari hanno meno punti di noi. La vede, l'ha vista oggi la crescita della Cavese? L'ho vista, ma penso che l'abbiano vista tutti, penso. Cioè, il possesso palla l'abbiamo avuto, la squadra ha giocato, ha avuto delle belle trame, dobbiamo aumentare di più la profondità, perché abbiamo giocatori comunque importanti che possono tagliare le difese avversarie. Pian piano la squadra crescerà, questo è normale, ti ripeto, una squadra, ma non per trovare alibi, io credo che la mia squadra oggi abbia dato il massimo. È normale che fa male perdere così, perché secondo me non meritavamo di perdere assolutamente, era una partita, secondo me, che si stavano controllando le due squadre. Ho scelto di abbassare il baricentro perché sapevo che loro giocavano con palloni filtranti sul trequartista, facevano dei scambi centrali,
La squadra tatticamente secondo me è stata perfetta. È normale che ci vuole anche un po' di fortuna, dobbiamo alzare un po' la testa, essere molto più spavaldi, però io ho visto la crescita rispetto all'altra domenica dove comunque non c'è stata la prestazione, dove la squadra comunque era confusa, però ho visto una buona squadra, devo dire la verità. Oh Andrea, vengo da te per chiederti se concordi con quello che ha detto Tedino ieri. Ci manca una scintilla. Intanto qualcuno ti saluta. Salutami Andrea Costa. Ciao Andrea. Ciao. Ciao amico. Ti chiedevo se concordi con quello che ha detto Tedino. Ci manca una scintilla che poi in realtà è una vittoria. La vittoria è arrivata anche meritatamente. Questa veramente può essere la scintilla per il Teramo? Beh, può esserlo, anche perché il calendario ora propone una gara che è in trasferta e di conseguenza già di per sé è difficile, però è comunque alla portata, perché il Rende è una formazione assolutamente alla portata per questo Teramo. Serviva una scintilla perché poi con la fiducia e con l'autostima si lavora meglio e la stagione si affronta meglio. Due partite, entrambe in trasferta, quella in casa non la puoi ancora giocare, poi la trasferta a Catanzaro contro una delle squadre più attrezzate del girone, poi vai ad Avellino che è una squadra sulla carta inferiore a te ma che conosce bene questo tipo di ambiente, conosce bene il girone del sud, viene da una promozione lo scorso anno affrontata in rimonta, quindi anche con alcune sofferenze, una squadra che anche se rinnovata è abituata a fare un certo tipo di calcio e hai patito questa cosa. E con tutte le aspettative che ha il Teramo, stare dopo due partite, anche se in trasferta, anche se difficile, a zero punti, è un grosso fardello. Era necessario rompere il ghiaccio e trovare questa prima vittoria, lo si è fatto nel giorno in cui è stato ripresentato al mondo del calcio, del professionismo, lo stadio Bonolis dopo il restyling, quindi ci sono le premesse ora per iniziare a fare un filotto di risultati, però bisogna giocare con l'attenzione di oggi e cercare di essere anche un po' più concreti quando serve. Rende è una tappa importante perché, ripeto, la squadra del Rende è alla portata, però c'è da assaggiare ancora questo girone del sud, c'è da andare in Calabria e c'è da trovare ora sì la prima vittoria esterna. Assolutamente. Oh, Aia, vengo da te prima di salutarti per chiederti, innanzitutto oggi bella risposta di pubblico, 3.000 persone nel rinnovato stadio Bonolis, e poi ti chiedo le condizioni di Minelli, che oggi era vicino a noi in tribuna, e il cui recupero è importante anche per la possibilità di poter giostrare davanti con tanti attaccanti. Ma guarda, Minelli domani farà degli accertamenti medici, farà un'ecografia insomma per questo problema che ha accusato giovedì pomeriggio nel corso dell'amichevole a Torricella. Dovrebbe trattarsi insomma di uno stiramento, però insomma è da valutare l'entità e sarà da capire insomma il tempo di recupero. Non credo che sarà a disposizione per la gara di sabato prossimo. Potrebbe essere invece a disposizione Soprano, che dovrebbe tornare già domani o dopodomani insomma a riallenarsi con il resto del gruppo, e quindi magari Tedino ritrovare questa pedina ulteriore in difesa oltre a Iotti, che comunque già è a disposizione. Per il resto Costa Ferreira oggi ha fatto il suo riesordio in biancorosso, quindi si avvicina alla condizione migliore. Cianci dovrà scontare la seconda giornata di squalifica, e poi come abbiamo detto insomma da domani il Teramo dovrebbe avere anche Tony Gomes a disposizione per la gara di sabato. Tra l'altro oggi teoricamente si chiudeva la campagna abbonamenti che ha toccato quota 873 tessere vendute, se non ricordo male, campagna abbonamenti però che nei giorni scorsi ci hanno detto che potrebbe anche essere prorogata fino a mercoledì 25 settembre, ovvero alla seconda gara casalinga, in teoria terza da calendario, contro la Viterbese, e quindi insomma avere ulteriore tempo i tifosi del Teramo che ovviamente lo vorranno per provare a toccare quota 1.000 tessere vendute. Comunque già il numero attualmente raggiunto è davvero un numero importante, ecco.
Grazie Ania, salutaci anche il gallo alle tue spalle che spunta dall'inquadratura. Ma cosa vuol dire quello che ha detto Tedino che siamo indietro? Salutate Ania dalla sua cameretta, ti scrive Paolo, noi ti salutiamo, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Ciao Ania, che siamo indietro, che il Teramo come tante squadre, prima abbiamo parlato del Pescara ma poi parleremo con i ragazzi, tutte le squadre sono ancora in fase di primo approccio con il campionato. Stefano Sarrizu conferma ed è così, è inevitabile. Buonasera, intanto complimenti per la prima vittoria, poi chiedi un chiarimento alla società prima che succeda qualcosa. In tribuna i posti sono tutti, credo che sia un tifoso del Teramo, sono tutti numerati o solo la tribuna centrale, in quanto o solo la tribuna centrale sono numerati, in quanto le hostess davano indicazioni sbagliate e poi Bagni per favore non sono degni dello stadio. Grazie, buona serata Mauro. Guarda Mauro, non so, in questo momento mi poni degli interrogativi che magari potremmo girare se qualcuno ci guarda alla società, ma a cui oggettivamente non so darti una risposta. Del Teramo parleremo martedì sera come di consueto per un'ora a partire dalle 21, ma adesso scendiamo in Serie D con i risultati e la classifica, perché qui abbiamo due ragazzi che oggi se la sono vista non brutta, bruttissima, soprattutto il Pineto. Atletico Porto Sant'Elpidio chiedi 1-3, Avezzano Vasto Girardi 1-1, stesso punteggio per il Giulianova a Matelica 1-1, così come ad Agnone tra Agnonese e Cattolica San Marino. Il Pineto batte in maniera, in una rimonta nel finale incredibile, la San Giustese 2-1 e sarà il servizio di apertura. Recanatese Montegiorgio 2-1, il Notaresco vince nel finale col gol di Gaetani contro la Jesina. Tolentino Campobasso 1-1, e attenzione, questo Campobasso non è che ingrani tantissimo, però anche il Matelica. Vastese Fiuggi 3-0. La classifica dopo 270 minuti, stavo facendo un rapido conto a mente, 9 per 3, 27. 9 punti a punteggio pieno l'area canatese, il Chieti seconda forza del campionato a quota 7, a 6 punti Atletico Porto Sant'Elpidio, Notaresco e Montegiorgio, 5 punti Vasto Girardi, Tolentino, 4 punti per San Giustese, Vastese, Matelica, Pineto, Campobasso e Giulianova, 1 punto per un quintetto Jesina, Agnonese, Fiuggi, Avezzano e Cattolica. Io direi, Stefano, cominciamo con la vostra partita per andare a vedere in che modo l'avete riacciuffata, ribaltata nel finale. Il Pineto batte la San Giustese 2-1, il servizio è di Roberta Di Sante. Il Pineto ribalta il risultato contro la San Giustese e conquista in rimonta la prima vittoria dell'era Epifani, una gara partita subito in salita che i biancazzurri hanno risolto solo allo scadere grazie ad un gran destro a giro di un ottimo Stefano Amadio. Senigallesi conferma in toto la squadra che domenica scorsa aveva battuto l'Avezzano 4-2-3-1 per i marchigiani, con Perfetti a dettare i tempi a centrocampo, Niane trequartista insieme a Boschetti e l'ex Pezzotti alle spalle della prima punta Mingiano. Epifani recupera gli squalificati Sciba e Pepe, ma perde Della Quercia e Alessandro. Stefano Amadio non al top, parte dalla panchina sulla quale siede anche il neoacquisto Speranza. Modifica il modulo in un 4-3-3 e schiera Bianciardi a centrocampo con D'Angelo e a quadro e il tridente con Sarrizu, Pippi e Cercelluti. Pronti via e gara che si mette subito in salita per i padroni di casa. L'ex di turno Pezzotti, il migliore tra gli ospiti, dalla sinistra mette in mezzo per il taglio di Mingiano che supera Sciba e sigla la terza rete stagionale. Doccia gelata per il Pineto, costretto fin da subito a rincorrere. La risposta biancazzurra arriva al quarto d'ora con una gran botta di D'Angelo dai 30 metri che Chiodini devia sulla traversa. Il Pineto non ci sta e al 22esimo tenta ancora dalla distanza con Acquadro, ma la conclusione termina al lato. I locali insistono, si gioca praticamente solo nella metà campo ospite, ma la San Giustese si difende con ordine, i biancazzurri non riescono a sfondare, ci si affida così alle conclusioni da fuori come quella di Bianciardi alla mezz'ora che dal limite fa partire un insidioso rasoterra sul quale Chiodini arriva con la punta delle dita. Si va così al riposo sul parziale di 1-0 in favore dei marchigiani che potrebbero raddoppiare in avvio di ripresa quando al sesto Boschetti serve il solito Pezzotti sulla sinistra, il diagonale del numero 7 sfiora il palo lontano. Girandola di cambi poi per i due tecnici con Epifani che getta nella mischia Massa, Stefano Amadio e Sissè, cambi che si riveleranno azzeccati. Al 21esimo è Sarrizu a scuotere la retroguardia rossoblu con un preciso cross in aria per la testa di Pippi, provvidenziale su di lui l'anticipo di testa di Mengoni. La San Giustese prova a tenere botta, il Pineto insiste e mette in affanno i rossoblu che al 37esimo rischiano l'autorete. Il forcing pinetese viene premiato al 44esimo quando Massa riceve palla sulla sinistra e piazza la girata alle spalle di Chiodini per l'1-1.
La gara è viva e tre minuti più tardi la San Giustese potrebbe tornare avanti quando ancora Pezzotti serve in area a Basconi che sbilanciato spedisce alto e si dispera. Quando ormai la gara sembra avviata sull'1-1 in pieno recupero al 49esimo, il Pineto ottiene un fortunato calcio d'angolo sugli sviluppi del quale Stefano Amadio si inventa un gran destro a giro che regala la gioia dei primi tre punti stagionali ai biancazzurri, suggellando una prestazione di grande sacrificio e spezzando le speranze dei marchigiani che tornano a casa a mani vuote. Il risultato è il premio della partita che abbiamo fatto, che credo che nonostante tutto, nonostante lo svantaggio, credo che oggi la squadra ha fatto una grande partita. E siamo andati sempre in avanti a pressare perché abbiamo dato una squadra che questi sanno giocare, li ho visti tante volte, sono tanti anni che hanno lo stesso allenatore, sanno giocare e oggi non gli abbiamo permesso mai di giocare, quindi vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante e alla fine abbiamo vinto la partita, credo meritatamente, anche se si vince alla fine, però il premio dei 90 minuti perché la squadra oggi ha giocato anche tecnicamente molto bene. I cambi sono stati, diciamo, ti hanno premiato in qualche maniera perché poi Massa e Amadio sono stati gli autori delle reti, però ecco, una partita giocata da tutti con grande sacrificio. La squadra, non ci sono i cambi devono essere sempre pronti, questa è una squadra che ha i cambi e chi sta fuori inizialmente deve entrare, sa che deve cambiare la partita, ma credo che oggi è il premio di tutti quanti perché abbiamo fatto due partite in difficoltà perché eravamo in difficoltà per varie vicissitudini, cambia solo che abbiamo fatto una grande partita, la strada è questa e quindi sono contento principalmente per i ragazzi perché vederli gioire alla fine in quella maniera credo che sia una cosa importante per il cervello. Noi siamo passati in vantaggio subito, credo alla prima azione e tendenzialmente ha dato spinta chiaramente al Pineto e ha tolto un pochino di lucidità a noi e loro hanno iniziato con la forza che hanno comunque a metterci dentro, a crearci delle difficoltà. La vittoria della San Giustese non sarebbe stata giusta, alla fine il pareggio sarebbe stato meritato per quanto profuso, perché è vero che il Pineto poi ha attaccato ma era sotto già di un gol, quindi normale che loro attaccassero e noi ci difendevamo un pochino. Avevate avuto tra l'altro anche l'occasione per riportarvi in vantaggio? Sì, però sarebbe ingiusto, cioè potevamo anche tornare in vantaggio ma il risultato non sarebbe stato giusto. Io penso che andava bene il pareggio perché noi avevamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra molto forte essendo in vantaggio. Abbiamo tenuto molto bene onestamente, poi insomma l'ultimo gol è anche frutto di una casualità, se prende la bandierina e va in fallo laterale probabilmente è finita la partita, invece hanno tirato un calcio d'angolo che ha determinato poi il gol, ma il calcio è così, ci sta. Bellissimo il gol di Stefano Amadio, Stefano che alla fine fa, mamma mia che gol che ha segnato. L'abbiamo fatto tutti. Poi, forse lui è quello che ci crede di meno. Un gol che arriva poi così al 50esimo perché l'arbitro, se non erro, ha dato 5 minuti di recupero. Ma penso che sia una vittoria, per il mio rispetto, le parole dell'allenatore loro, però secondo me questa vittoria è meritatissima. Vediamo anche l'abbraccio al termine della gara, voi tutti insieme al mister, ai componenti della panchina, restituisce un po' l'esatta dimensione del timore che avevate fino al gol dell'1-1 di Massa? Sì, esatto, sì. Diciamo che quando abbiamo fatto l'1-1, ma già dall'1-1, diciamo che è stata una partita un po' particolare perché comunque è iniziata dove abbiamo preso gol subito per una piccola disattenzione. Sì. Nostra, che abbiamo pagato come pochi, però guardando bene la partita abbiamo attaccato dall'inizio fino alla fine noi, cercandoci sempre di noi di essere, diciamo, molto propositivi. Molto propositivi, sì, abbiamo creato tantissime azioni dove potevamo veramente già dal primo tempo almeno fare uno o due gol. Purtroppo il portiere loro è stato anche molto bravo. Noi ci abbiamo creduto sino alla fine, infatti abbiamo, secondo me, questa partita ce la meritiamo perché c'è stata una grandissima reazione di squadra, che secondo me oggi la cosa più importante oltre i tre punti è questa, perché ripeto, la squadra, il gruppo è la cosa più importante che c'è per affrontare un campionato come questo, quindi
Oggi io oggi tutti quanti siamo contentissimi appunto di questo risultato. Peraltro oggi è vero che rientravano Pepe e Shiba, ma non c'erano Della Quercia, che ha un problema a un piede, non c'era neanche, a proposito del tuo reparto, neanche Jonathan Alessandro. Non poter essere mai al completo un po' complica le cose? Sì, sicuramente li complica, anche se secondo me in questa squadra siamo tutti ragazzi molto validi, perché siamo tutti veramente, a parer mio, tutti importanti, dal primo all'ultimo, dal più grande al più piccolo. Però è normale che se tu tutta la settimana prepari, diciamo, una determinata squadra a scendere in campo, è vero che tutti quanti abbiamo la mentalità di essere pronti sul pezzo, come appunto ne è stata la conferma stasera dei giocatori subentrati, Stefano Amadia e Gianmarco Massa. Però è normale che prepari la partita, poi durante la settimana magari si fanno male due o tre pedine comunque importanti, è normale che un po' questo lo paghi. Certo. Però ripeto, ci abbiamo sempre, siamo tutti pronti, il mister ci ha insegnato così e penso che oggi questa è stata la conferma. Posso chiederti, perché se non erro per te è la prima volta in questo girone, più o meno, nel girone F, ecco, è chiaro che sono solo tre giornate di campionato, però che impressione ti ha fatto questo rispetto a quelli a cui magari sei abituato, che vieni dalla Torres, insomma, sei sardo e il tuo cognome tradisce insomma la provenienza. Che impressione ti ha fatto questo girone, Stefano? Un'ottima impressione, la verità, ho notato molto che comunque sono squadre che giocano molto e... Non c'è tanta differenza tra magari il girone dove arrivavo io, no? Quello laziale dove giocavamo lì. Sì, il G. Però noto che comunque anche qui ci sono grandi giocatori, validi, comunque soprattutto molto equilibrio tra squadre. Quindi secondo me non ho notato una grande differenza a livello... di livello, però comunque sia sicuramente ogni anno e in ogni girone trovi comunque ottime squadre dove ci sono giocatori che ti fanno la differenza, sì. Ecco, a proposito, dicevamo prima, parlando del Pescara ma anche del Teramo, ma cosa che riguarda anche voi e anche tutte le altre formazioni, è chiaro che adesso ci sono ancora dei meccanismi da affinare, sì. Soprattutto per quello che riguarda te con i vari Alessandro, Pippi, Ciarcelluti, ecco, a che punto è la conoscenza? Ma secondo me è bene, perché considerando che comunque abbiamo, io ad esempio la prima partita di campionato l'ho saltato, ho giocato la partita di Coppa e le ultime due. Se mi soffermo appunto su queste partite giocate con la squadra, secondo me abbiamo già acquisito un'ottima finalità, soprattutto nel reparto offensivo. Diciamo che abbiamo tutti i presupposti, a parer mio, quest'anno per fare un'ottima annata, per fare un ottimo campionato, e sicuramente attraverso il lavoro che paga sempre e il sacrificio, sono sicuro che arriveranno i risultati per tutti quanti. Grande Stefano Il Pineto, grande carattere, da vera squadra, con il 4-3 c'è più equilibrio e oggi si è visto, sei d'accordo? Sì. Chiaramente non ti facciamo entrare nelle disquisizioni. Sì, è ovvio che oggi, per appunto delle scelte che, come dicevamo prima, mancavano dei giocatori, abbiamo utilizzato un modulo diverso. Lo stesso Stefano Amadio oggi, avendo un problema tutta la settimana fisico, è subentrato. Sì. Quindi, ripeto, quando mancano certi giocatori, giustamente non c'è sempre solo un modulo nel calcio, ce ne sono tanti. Abbiamo la fortuna di avere dei giocatori che appunto ti permettono di fare diversi moduli. Sicuramente quello di oggi era il migliore, il 4-3-3. Ci siamo fatti valere, quindi sono contento così. Assolutamente. Oh, poi la domanda delle domande... che chiedo, perché vedo che mentre Roberto il tatuaggio lo ha spalmato su tutte e due le braccia, invece te su uno, poi sì. Insomma, sarà la domandona finale. Oh, in settimana, Stefano, è arrivato anche Ivan Speranza, ti faccio vedere oggi come l'hanno salutata la curva est del Teramo, in questo modo, vediamo nella foto Speranza, ultima bandiera, chiaramente l'addio in settimana è stato doloroso sia per il giocatore
che anche per la stragrande parte, maggioranza della tifoseria. Poi vedremo anche un'altra foto in un altro settore dello stadio Gaetano Bonolis. Eccolo qua, grazie capitano, te che impressione hai avuto? Vabbè Ivan, non ci sono parole, nel senso che si sa l'importanza e il valore di questo giocatore. È un ragazzo intelligentissimo, ma soprattutto è un professionista. È arrivato in settimana e si è fatto valere tantissimo, si è integrato nel gruppo in un modo eccezionale, già da subito anche lui, anche a livello mentale, in settimana assieme a tutti quanti ci ha aiutato a prepararci a una partita come quella di oggi. Ripeto, quando abbiamo la fortuna di scendere di categoria, quando questi giocatori bravi scendono di categoria e vengono a giocare appunto in Serie D, se il gruppo è intelligente, se i ragazzi sono intelligenti, acquisiscono il più possibile da un giocatore come quello. Non ho dubbi se appunto una tifoseria come il Teramo lo saluta e lo ringrazia. Assolutamente, bella vittoria dunque del Pineto, che batte la San Giustese e conquista la prima vittoria in stagione. Noi siamo curiosi adesso di andare al Savini di Notaresco, dove Roberto non avevate mai vinto, perché in Coppa Italia avevate perso con l'Avezzano, poi avete perso la prima con il Vasto Gerardi. Viva Dio, è arrivata questa vittoria contro la Jesina. Vediamo insieme il servizio di Matteo Falzon. Dopo la splendida vittoria di Campobasso, il Notaresco si ripete e c'entra il primo successo casalingo. Al Savini cade la Jesina, piegata da una rete del neoentrato Gaetani, al termine di un incontro non particolarmente emozionante, ma che i rossoblù hanno meritato di vincere in virtù di una ripresa, di un rush finale, nel quale è emersa tutta la voglia di conquistare l'intera posta in palio. Mister Vagnoni sposta Ghiani al centro della difesa, al posto dello squalificato Salvatori, esordio in D per il classe 2002 di Saverio, maglia da titolare anche per Liguori, che compone il trio offensivo con Romano e Sansovini. Avvio soft del confronto con la prima occasione appannaggio della Jesina. Errore in disimpegno di Di Stefano, Cruz Pereira si invola verso la porta, l'uscita bassa di Ginestra è tempestiva e provvidenziale. I rossoblù faticano a costruire azioni pericolose, mentre gli ospiti al 27esimo sono costretti al primo cambio, out l'infortunato Pigozzi dentro Nacciarriti. Dopo la mezz'ora però la compagine di Vagnoni prova a alzare i ritmi, al 37esimo duetto tra Romano e Frulla, con quest'ultimo che effettua un tiro cross attento Anconetani. Nel primo dei tre minuti di recupero ci prova anche Sansovini, la girata è da applausi ma la palla termina la sua corsa sull'esterno della rete. Nella ripresa i padroni di casa sono più volitivi e dal decimo sfiorano il vantaggio. Imbeccata di Frulla che attraversa tutta l'area, sul secondo palo arriva in velocità Cancelli, palla che finisce alta di pochissimo. Sette giri di lancette più tardi ci prova Sansovini direttamente sul calcio di punizione, brividi per Anconetani, palla di un niente sul fondo. Mister Vagnoni prova a mischiare le carte, dentro Gaetani che neanche un minuto dopo il suo ingresso al 39esimo ha l'occasionissima sui suoi piedi. Anconetani è miracoloso nel respingere, poi Sansovini, complice anche un rimbalzo irregolare, spedisce alto a porta vuota. Ma è al forcing finale la compagine di casa che al 40esimo impegna ancora l'estremo difensore ospite con il tiro di Blando ed un giro di lancette più tardi passa. Romano conquista palla e pesca in area Gaetani che sul secondo palo non può sbagliare. Apoteosi al Savini per un gol liberatorio nel contesto di una gara non facile, ma con i ragazzi di casa bravi a spingere e crederci fino alla fine. I 4 minuti di recupero non cambiano il corso delle cose e così il Notaresco può festeggiare il successo il secondo consecutivo. Mister, nel primo tempo meglio la Jesina almeno fino alla mezz'ora, poi nell'ultimo quarto d'ora due occasioni del Notaresco che nel secondo tempo ha fatto il forcing finale denotando anche un'ottima condizione atletica. Sì, no, hai detto giusto, diciamo i primi 20 minuti, perché forse l'avevamo preparata, ha detto al tuo collega in maniera diversa, però non eravamo cortissimi, l'avevamo preparata per giocare con due esterni alti. Se vai a vedere, oggi abbiamo giocato con un 4-2-4 perché eravamo quattro attaccanti, quindi però non riuscivamo a portare palla sugli esterni e la Jesina era brava ad attaccare, a pressarci e ci ha messo in difficoltà. Poi dopo invece non perché abbiamo cambiato sistema, anche quello, però la squadra ha capito il secondo tempo che deve aggredire di più in avanti e ha messo in difficoltà la Jesina, siamo venuti fuori, credo, diverse palle gol
e abbiamo fatto gol al 90, ma questo non significa che non meritavamo, anzi meritavamo di far gol prima. La squadra ci crede, gli ingressi hanno fatto la differenza, e non che quelli che hanno giocato all'inizio hanno fatto male, ma hanno fatto bene, ma Marcello era stato ammonito, avevamo Paolo Di Maria in 10, l'abbiamo cambiato, Mele ha fatto molto bene, Blando uguale, Cancelli sta giocando in un ruolo, gli stiamo chiedendo un sacrificio da mezz'ala, sto a vedere, abbiamo giocato bene 4 attaccanti, la squadra è rimasta quasi sempre equilibrata e credo che abbiamo meritato di vincere. Due partite, le ultime due, 6 punti, ma soprattutto dopo la vittoria di Campobasso, questa prestazione concreta e soprattutto anche la prima gioia casalinga. Certo, presentarsi qui non era semplice, poi vince a Campobasso la gente magari si aspetta una partita importante, si aspetta che una partita sia facile, invece le partite sono tutte diverse e quindi vanno affrontate in questa maniera, però abbiamo vinto 1-0, credo meritato, magari se ci fosse stato qualche altro gol sarebbe stato più bello, ma i punti sono sempre 3, la squadra li ha meritati e stiamo crescendo a livello di gruppo, di mentalità, una mentalità importante. Mister, abbiamo descritto la partita come inizio buono da parte della Jesina, che ha avuto anche una buona occasione, poi la seconda parte della prima frazione il Notaresco ha cominciato a premere sull'acceleratore, nel secondo tempo avete pagato forse anche un po' di calo atletico. Ma non credo calo atletico, io penso che, ho detto prima ai colleghi, insomma, per un'ora e un po' di partita l'abbiamo fatta bene non concedendo nulla al Notaresco, insomma era una partita che si profilava sull'1-0-0, insomma negli ultimi minuti, ho detto, abbiamo pagato domenica e abbiamo ripagato oggi, vuol dire che c'è un calo di concentrazione, un calo, ha fatto troppo poco il Notaresco per prendere i 3 punti pieni, insomma è vero che alla fine ci ha provato con più convinzione, noi abbiamo perso un po' le distanze, abbiamo perso un po' le misure tra i reparti, forse con troppa foga per andare a provare a vincere una partita. In queste categorie quando non la puoi vincere non la devi perdere, oggi era una di quelle che non la dovevi perdere e quindi se non riesci a sbloccarla come abbiamo avuto, perché poi le partite se le sblocchi cambiano, quindi noi il primo tempo abbiamo avuto una grande palla gol e altre 2 situazioni dove potevamo andare a segno, non l'abbiamo fatto. Poi col passare dei minuti bisogna essere bravi a non perderle queste partite, insomma. Allora, eccoci rientrati in questo Abruzzo del pallone extra large. Prima della pubblicità, Roberto, abbiamo rivisto questa vittoria, insomma, con un gol nel finale di Gaetani, facile, almeno nella battuta finale, un po' più complicato nella costruzione. Che partita è stata? Abbiamo visto che avete rischiato anche qualcosa. Ginestra, sì, all'inizio, se non fa quel salvataggio su Da Cruz, la voglio vedere. Penso che la partita si mette in maniera diversa, sì. Mm-hmm. No, ma è stata una partita dove la Jesina è una squadra che ti fa giocare male. Non ha un grosso gioco, ma individualità importanti comunque, secondo me. E inizialmente noi forse, non so perché, non eravamo entrati in campo con ottime condizioni. Poi piano piano comunque penso che siamo usciti e penso che nella ripresa è uscito fuori la differenza, l'ha fatta la condizione atletica. E sì, penso che alla fine se c'era una squadra che doveva ottenere 3 punti eravamo noi. Ecco, a che punto di condizione atletica è il Notaresco? Ma io devo dire che mi sento, cioè io personalmente mi sento molto bene fisicamente e la squadra penso uguale, perché penso che una squadra che fino al 90esimo riesce a tenere l'acceleratore premuto penso che stia bene, Campobasso uguale, quindi penso che non ci siano problemi a livello fisico. Oh, peraltro la vostra, Roberto, è una squadra che in corso d'opera è un po' cambiata, sono arrivati Ghiani, è arrivato Ginestra, è tornato Liguori, qualcuno è andato via, oggi mancava Salvatori, la difesa non aveva quello che è stata la colonna anche della scorsa stagione. Ecco, se vogliamo, per voi il discorso di essere veramente, di arrivare al 100% è ancora più sviluppato
come discorso, è ancora più giusto come discorso. Beh sì, certo, la squadra è stata modificata anche negli ultimi giorni di mercato, però diciamo che l'ossatura è stata fatta nel ritiro. Comunque i vari Sansovini, i vari Pomante, che sono giocatori che non devo scoprire io, insomma, che anche se hanno la loro, sono alla fine della loro carriera. Però penso che sono giocatori importanti per questa squadra e penso che, dato le nostre qualità, penso che la differenza la possa fare il gruppo e si è visto in queste due ultime partite. Questo è intanto il gol di Gaetani. Ti chiedo se, mentre vediamo anche se possibile la classifica, se è un'utopia pensare ad un notaresco bis, mi spiego, ad un'annata come quella che abbiamo visto l'anno scorso. Io lo spero, anzi spero che possa far meglio. Poi è normale che ora è anche presto per dire ciò che possiamo fare. I nostri obiettivi, noi non abbiamo, innanzitutto abbiamo come obiettivo principale la salvezza. Certo. Gli obiettivi ce li creiamo noi partita dopo partita. In base a come facciamo, si vede cosa possiamo fare. Ti chiedo, poi voglio un parere anche da Stefano, rimaniamo sulla classifica, perché abbiamo sempre detto quali sono le big del campionato. Beh, c'è il Matelica certamente, c'è il Campobasso certamente, c'è la Recanatese certamente, che però è l'unica che ha punteggio pieno, perché le altre qualche un po' di fatica la stanno facendo. Io non mi aspettavo, detto in maniera sincera, che il Pineto e il Matelica avessero 4 punti, perché insomma non devo scoprire io l'organico di entrambe le squadre. Anche lo stesso Campobasso, dove io ho ex compagni che l'anno scorso hanno giocato con me. Quanti tanti, ne hai? Abbastanza, devo dire. E tra l'altro abbiamo giocato domenica scorsa a Campobasso, sì. Una squadra con non qualità, di più penso. Però io metto le prime 3-4 partite sempre come con un'incognita, perché sì, con un asterisco. La condizione fisica o non è ottimale oppure magari c'è qualcos'altro che comunque è ancora da definire. Oh, Andrea, vengo un attimo da te, rivediamo la classifica, ti lancio una provocazione. Sì. Rispetto alle favorite, ma non è che si sono invertite, cioè la parte destra è quella che dovrebbe vincere il campionato, le prime tre, Matelica, Pineto, Campobasso. Sì, fa specie vedere quelle tre squadre a 4 punti, però insomma è appena l'inizio del campionato, c'è modo di rimarginare questo gap che si è creato in queste prime tre giornate di campionato. In questa ottica la vittoria del Pineto è molto importante, perché dopo aver fatto 3 partite in casa, sostanzialmente in casa, senza vincerne una, sarebbe stato molto pesante. Il gol di Amadio alla fine davvero è di grandissima importanza. Spero che questo gol possa dare il giusto slancio alla squadra di Epifani. Matelica e Campobasso sono partite con una vittoria, sembrava dovessero rullare il campionato sin da subito, invece poi si sono fermate. Quindi il campionato è duro, c'è la Recanatese in testa che è una delle 4 stelle del raggruppamento, però la Recanatese, che ha fatto 2 partite in casa e una fuori, dovrà insomma sudarsi questo campionato. È un campionato tutto da giocare, noi speriamo che esca fuori quell'abruzzese che possa vincerlo questo campionato, possa quantomeno lottare fino alla fine. Per ora è il Chieti con il notaresco a guidare il plotone delle abruzzesi, speriamo possano restare lì nella parte alta, però è altresì evidente che la squadra più attrezzata resta il Pineto. Assolutamente, visto che l'hai citato il Chieti, ci andiamo a vedere la vittoria 3-1 a Monte San Giusto contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio, il servizio di Stefano Recanati. La sfida tra le due neopromosse Porto Sant'Elpidio e Chieti se lo aggiudica la squadra di Grandoni in un match emozionante, ben giocato dalle due compagini, con i neroverdi bravi a compattarsi nel momento di difficoltà e punire gli avversari nel loro momento migliore. I marchigiani di casa arrivano a questa sfida avendo vinto le prime 2 gare e per questo mister Mengo, ex calciatore del Castel di Sangro, conferma per tutti gli effettivi la squadra che ben ha fatto fin qui, affidandosi in avanti alla coppia Mandolesi-Maio. Il Chieti per la sfida odierna ritrova Vittiglio,
meglio dopo il turno di squalifica con Fantauzzi che torna a posizionarsi dietro di dietro. In avanti ci sono Bruni e Traini, parte dalla panchina il nuovo arrivato, il centrocampista Bacigalupo. Ultima sfida tra le due compagini nella stagione 86-87 quando i neroverdi vinsero il campionato di Serie D. Arbitra il signor Bocchini Valerio di Roma 1. Al terzo ci prova subito la squadra di casa con Maio, ma il suo tiro finisce alto dopo un contrasto fortunoso in aria. Al nono per la prima volta si vede anche il Chieti con Traini, ma il suo tentativo di pallonetto non inquadra lo specchio della porta. Il Chieti prende campo e al dodicesimo minuto arriva il vantaggio per i ragazzi di Grandoni. Atterrato al limite dell'area Bruschi, dalla punizione che ne scaturisce Mazzolli calcia teso in porta con Gagliardini che di pugno respinge corto. Il più lesto è Fantauzzi che trafigge il numero 1 marchigiano. Al ventiduesimo risponde la squadra di casa con Ruzier che direttamente da calcio piazzato mette i brividi a Camerlengo. La squadra di casa chiede invano un calcio d'angolo, non è di questo avviso Bocchini di Roma 1. Adesso spinge la squadra di casa che riesce a sfruttare molto bene l'uomo tra le linee, proprio Ruzier. Dal limite ci prova a giro ma troppo debole centrale per impensierire Camerlengo. Alla mezz'ora torna in avanti il Chieti, ottima la palla di prima di Mazzolli che libera davanti al portiere Bratelli, ma quest'ultimo non arriva all'appuntamento con la rete. Gol mangiato, gol subito. Al 37esimo Maio sulla destra si libera con una giocata del diretto avversario e serve un cioccolatino a Ruzier che sul secondo palo di testa fa esplodere il comunale Villa San Filippo. Passano 5 minuti e il Chieti va vicinissimo a rimettere la testa in avanti. In questa prima frazione cross dalla tre quarti del solito Mazzolli che pesca Bruschi, il suo colpo di testa ad incrociare fa la barba al palo. Stessi 22 in campo ad inizio ripresa con il Chieti vicino al vantaggio con Vittiglio che ne stirada da solo l'illusione del gol. Meno emozionante questo avvio di ripresa con le due squadre che si allungano un po', complice anche il gran caldo, ma il Chieti c'è e al 17esimo mette ancora la freccia. D'azione d'angolo il capitano Venneri si ritrova un pallone sui piedi al limite dell'area di rigore e di precisione trafigge il numero 1 di casa con il capitano Nero Verde che va ad esultare sotto la tribuna riservata ai tifosi teatini. Al 25esimo è ancora Chieti con Mazzolli che da calcio franco non inquadra per pochissimo lo specchio. Brivido per il Chieti al 29esimo, Cucù appena entrato da centro aria gira di testa sul secondo palo ma ci vuole tutta la bravura di Camerlengo a negare la gioia del gol all'attaccante. Nella prosecuzione fallo in attacco e azione sfumata per i marchigiani. Forcing negli ultimi 5 minuti per la squadra di casa ma al 42esimo ad andare vicino al gol è ancora il Chieti con Bruni. 5 minuti di recupero e dal 48esimo errore in disimpegno del numero 16 Raffaeli che spiana un'autostrada a Mazzolli e tenta il pallonetto deviato con una mano fuori aria, rosso diretto per Gagliardini. In porta va Montserrat che respinge la punizione di Mazzolli ma nulla può sul tapin del neo arrivato Bacigalupo. 7 punti in questo avvio di stagione per il Chieti con il secondo posto in solitaria, ma guai a parlare di classifica a mister Grandoni. All'inizio avete fatto un po' difficoltà a trovare le misure lì in mezzo al campo tra le linee con un trequartista che vi dava un po' difficoltà, poi una volta prese le misure un centrocampo duro, tosto, e questa è arrivata anche la vittoria. Io sono d'accordo con lei, grande merito ai nostri avversari che hanno una buona qualità, hanno una ottima organizzazione, ci hanno messo in difficoltà soprattutto anche con un buonissimo ritmo, soprattutto nella nostra parte sinistra, non riusciamo sempre a muoverci in modo corretto, via, diciamola così. Molto merito, ripeto ancora, badato ai nostri avversari. Nonostante questo, il primo tempo abbiamo avuto anche altre due o tre situazioni per fare gol. Loro l'hanno pareggiata con grandissimo merito, perché bisogna dare atto appunto che hanno fatto un gran primo tempo, poi nel secondo tempo ci siamo un pochino tra virgolette svegliati rispetto alla prima parte e siamo riusciti a fare un buonissimo secondo tempo, abbiamo avuto anche un po' più tra virgolette coraggio nel giocare, no? Nel senso il primo tempo un po' troppe volte abbiamo forzato giocate e questo non ci permetteva di alzare il baricentro. Nel secondo tempo questa situazione l'abbiamo migliorata, i ragazzi sono stati bravi, hanno sempre, però siamo riusciti a mettere in campo più palleggio e alla fine abbiamo sbagliato soltanto in un'occasione in cui il nostro portiere è stato bravissimo su un calcio d'angolo, per il resto abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo, sono contento per la squadra e sono d'accordo con la sua analisi quando dice che nel momento in cui c'è da lottare, da guadagnarsi appunto la pagnotta, questo gruppo non si tira mai indietro. Lei ha parlato del centrocampo, ma credo che la squadra in queste prime tre partite, al di là dei risultati positivi, sta dimostrando una grande voglia di lavorare insieme, quindi questo è l'aspetto più importante per quello che è il nostro obiettivo finale.
Sì, non abbiamo fatto sicuramente la miglior nostra prestazione di quest'anno, abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto il primo tempo siamo stati abbastanza ordinati, siamo stati bravi a recuperare un gol del Chieti, l'unico rammarico che abbiamo preso 3 gol su 3 palle attive, in merito del Chieti, sapendo della forza del Chieti. Un peccato, ripeto, perché comunque la mia squadra ha dato tutto, abbiamo fatto degli errori, li abbiamo pagati, fa parte un po' del calcio, sapendo che comunque, ripeto, la mia squadra ha fatto una buona prestazione, dopo il 2-1 c'è stata un po' di confusione, anche se siamo riusciti a creare delle palle gol, e poi vabbè, il 3-1 poi è finita la partita. Ripeto, secondo me stiamo sulla buona strada, dobbiamo continuare a lavorare sotto questo profilo qui. Nelle palle inattive in questo momento paghiamo caro ogni volta che c'è un calcio d'angolo, una punizione, dobbiamo lavorarci, però fa parte di questo momento. Allora, questa è la vittoria del Chieti contro la ex oramai capolista Porto Sant'Elpidio. Complimenti alla Vassese, oggi era assente allo stadio, grande prestazione da parte di tutti, grazie a tutti. Poi tra poco vedremo il servizio della partita che ha visto la Vassese vincere 3-0, però la vittoria del Chieti, vi faccio vedere ragazzi, perché è vero, noi parliamo spesso dei gol, delle grandi giocate, però il Chieti oggi ha rischiato di pareggiare se non fosse stato questo intervento di Camerlengo. Andrea, guardalo anche tu. Siamo sul 2-1, cross al centro dell'area di rigore e un colpo di testa praticamente a botta sicura con l'attaccante dell'Atletico Porto Sant'Elpidio che batte, e guarda che parata straordinaria, e poi arriverà anche il 3-1, ma non fosse stata questa parata, vero Stefano, vero Roberto? Avessero fatto a te, Stefano, decisivo. Sarei incazzato un po'. Ci saresti arrabbiato. Avvelenato. Sì. Andrea. Beh, parata strepitosa, davvero strepitosa, perché si è distinto, ma poi il tiro non era proprio addosso a lui e l'è andata a prendere. Poi Camerlengo è altissimo lì in massima estensione, ha fatto una parata davvero grandiosa, una parata che vale più di un gol. E poi vediamo l'episodio da Moviola, l'unico, siamo al 48esimo del secondo tempo, che poi porterà il gol del 3-1, l'espulsione del portiere dell'Atletico Porto Sant'Elpidio, Gagliardini, tiro di Mazzolli con Gagliardini che tocca il pallone fuori della propria area di rigore, era proprio nettamente dentro la lunetta, ci ha provato, chiaramente il tiro di Mazzolli era indirizzato alla porta, chiaramente l'istinto, a proposito di portieri, non si può eliminare. Siete sorpresi dal Chieti, Stefano e poi Roberto? Sì, però sicuramente c'è da dire che il Chieti ha un'arma secondo me in più di magari altre squadre che ci sono in questo girone, che è la piazza. Io sono stato l'anno scorso, ho giocato in una piazza importante che è la Torres, e quando comunque giochi in una piazza importante dove c'è dei tifosi... Ma te avevi Mino Tortora anche, hai avuto? Sì, esatto, sì. Come allenatore. Sicuramente quando giochi in una squadra dove c'hai, sai, delle pressioni, dei tifosi che appunto ti spingono, no? Al risultato, ad ottenere sicuramente il risultato la domenica, ti aiuta tantissimo. Loro ho notato, perché noi ci abbiamo già giocato, abbiamo perso contro di loro, loro hanno un'ottima piazza, hanno dei tifosi che appunto anche fuori casa li seguono e li spingono sino alla fine. Questo aiuta molto soprattutto dal punto di vista sull'approccio mentale. Poi sì, sicuramente anche loro hanno ottimi giocatori soprattutto dal punto di vista individuale. Non mi stupisce, uno perché comunque sia una buona squadra, due perché comunque sia, ripeto, ho visto che comunque hanno un'ottima cattiveria agonistica, che in queste categorie fa la differenza. Roberto, su Chieti? Ma la classifica, diciamo che... Parla chiaro. Io non l'ho ancora affrontata e non l'ho neanche ancora vista. Sicuramente per avere 7 punti è una squadra che dà fastidio, e dirà sicuramente la sua. Poi, come ha detto Stefano, l'arma in più pare essere la piazza, che anche qui non sto io qui a scoprire. Certo. E io conosco, cioè ho condiviso un anno di settore giovanile, un anno o due se non ricordo male, con il portiere, che tra l'altro Camerlengo. Ho visto che Stefano è stato decisivo in quella parata. Andrea, il pareggio, è vero che è un pareggio, ma forse vale quasi come una vittoria, quello del Giulianova, perché andava su un campaccio come quello del Matelica. 1-1, vediamo insieme il servizio.
terza giornata di campionato Serie D qui dallo stadio Giovanni Paolo II di Matelica, dove la squadra padrona di casa ha sfidato il Real Giulianova. Il Matelica aveva in panchina l'allenatore in seconda, Daniele Cola, visto la squalifica di due giornate del mister Pierfrancesco Battistini durante la sfida col Monte Giorgio la scorsa settimana. Mister Battistini ha quindi seguito la partita dalle tribune, che come al solito qui a Matelica erano piene, con tantissimi tifosi venuti a supportare la squadra di casa, ed anche le tribune per la tifoseria ospite hanno dato spettacolo con le coreografie e gli striscioni dei supporter del Giulianova. La partita è iniziata con un Matelica più deciso. Nei primi 5 minuti sono 4 i tentativi della squadra di andare in gol. Al secondo minuto il numero 7 Valenti, al terzo il numero 8 Bordo, parata, poi sempre al terzo Bugaro, numero 10 Matelica, tira alto, poi all'ottavo un altro tentativo fuori e dal nono minuto il numero 9 del Matelica, Leonetti, va in gol. All'undicesimo, appena 2 minuti dopo, Leonetti prova a raddoppiare con un bel tiro parato dal portiere del Giulianova. Al tredicesimo c'è già la prima sostituzione del Giulianova, esce il 3 Antonelli ed entra il 15 Ferrini. Dopo il primo quarto d'ora il Giulianova, che appariva poco deciso, cambia marcia. I tentativi di andare in gol del Giulianova sono molti e la squadra ospite dimostra anche un ottimo possesso di palla. Al 25esimo una punizione tirata al numero 8 del Giulianova, Dolce, ed al 27esimo un'altra punizione tirata al numero 7 del Giulianova, Barlafante. Sono due ottime occasioni mancate. Barlafante è un giovanissimo giocatore anno 2000 del Giulianova, che si è messo in evidenza per tutta la partita e di cui sicuramente sentiremo parlare. Al 36esimo arriva il gol sul rigore, calciato al numero 10 Suriano del Real Giulianova. Il Matelica tenta di reagire e di riconquistare il vantaggio. Al 37esimo Leonetti, numero 9 Matelica, firma un ottimo tiro parato ed al 38esimo il numero 11 del Matelica sfiora la traversa. Un minuto di recupero, il primo tempo termina 1-1, il secondo tempo vede un Matelica stanco e sfiduciato nonostante ci siano altri 45 minuti. Al settimo minuto De Santis, numero 6 Matelica, prova. Al 23esimo è Peroni del Matelica a tirare in porta, parata, e al 30esimo Barbetta del Matelica tira fuori. Non mancano i tentativi del Giulianova, in particolare del numero 7, che al 37esimo ha un'ottima occasione con un tiro in porta, ma la bellissima parata del portiere del Matelica lascia il risultato 1-1. 5 minuti di recupero in cui le due squadre cercano in tutti i modi di passare in vantaggio, ma la partita finisce 1-1 e le due squadre portano a casa un punto a testa. Avere un under così bravo, ma come ha detto lei ne avete anche altri, comunque è stata un'ottima gara da parte del Giulianova. Beh, sì, ripeto, ha detto bene. Penso che i giovani comunque sono in quattro, andando in quattro in campo, più dipende insomma da chi decide di farne giocare altri, sono quelli che ti fanno la differenza. Quindi è giusto che se hai degli under bravi è giusto farli giocare, ma ripeto, insieme alla squadra, insieme ai più, diciamo ai più vecchi, si può creare il giusto mix, e penso che in questi campionati alla fine quello che conta è quello, anche se ancora siamo all'inizio e ripeto, i valori poi alla fine verranno fuori nell'arco della stagione. Quali sono le ambizioni del Giulianova? Ambizioni, io ripeto, la squadra è stata costruita l'ultima settimana e stiamo lavorando, i ragazzi stanno rispondendo bene. Penso che in questo momento si debba pensare a raggiungere la forma migliore, i punti sicuramente aiutano, perché venire qua e fare una partita del genere e fare un risultato penso che ti aiuti e ti dà fiducia, e quindi non so, uno cerca di guardare sempre in alto, perché poi le ambizioni sono è giusto che uno debba sempre guardare in alto, quindi andiamo passo dopo passo, poi quando si arriverà al giro di boa uno potrà dire quali saranno le ambizioni delle varie squadre, però non insomma, noi sicuramente ce la metteremo tutta. E complimenti al Giulianova che strappa un punto prezioso a Matelica. Quello che abbiamo sentito era Beppe Giglio. Andrea, rapidamente sul Giulianova, squadra peraltro che è stata in fase di costruzione fino agli ultimi giorni. È arrivato, vabbè, Diamutene lo sapevamo, è arrivato anche Nazzare, è tornato Vitelli, squadra ancora da assemblare ancora di più.
Sì, però il risultato di oggi pesa tanto perché Materica è una delle squadre più forti del raggruppamento, per quanto rinnovata e dunque ancora un po' in rodaggio. Però il Giulianova, che aveva fatto preoccupare, no, nella gara di Coppa Italia, poi quella amichevole col Pescara Primavera, l'esonero di Pascucci, l'avvento di Del Grosso, una bruttissima gara di inizio campionato, e poi però è arrivata la vittoria sulla Vastese e questo pareggio di oggi, rischiando di perdere, ma rischiando anche di vincere, quindi è un risultato che dà morale, fa ancora più morale che classifica, quindi è un risultato assolutamente positivo. Gli innesti in difesa sono stati importanti, Diamutene per l'esperienza, Nazari perché è un giocatore già pronto, aveva fatto la preparazione col Pineto, aveva anche giocato con il Pineto la prima giornata, era stato espulso, però è un giocatore di buona affidabilità ed è un rinforzo, visto che il Giulianova ha tolto Procida, che non aveva convinto in questo inizio di stagione. Quindi bene il Giulianova, è tornato Vitelli che è stato tra i protagonisti nella stagione in eccellenza, lo scorso anno poi era andato via, però è evidente che con Fioretti e Suriano lì ci sono gli elementi di esperienza che dovranno fare la differenza, e poi c'è la ciliegina sulla torta, Barlafante, che ha iniziato alla grande questo campionato, aveva giocato bene anche la gara persa in Coppa ad Avezzano, e direi che Barlafante può far togliere tantissime soddisfazioni alla squadra di Del Grosso. Visto che lo stiamo per salutare, Stefano Sarriccio, un parere su Nazari, che difensore ha preso il Giulianova? Sicuramente un difensore importante, bravo, che sicuramente potrà fare la differenza in questa categoria. Grazie a Stefano. Scusami, visto che va via, una curiosità, lui è un giocatore preso dal Pescara a giugno, cosa si aspetta dopo questo prestito al Pineto, se ritiene insomma di poter arrivare, anche se ha, se non sbaglio, 27 anni, al professionismo, visto che lui appunto è sotto contratto col Pescara? Sì, allora sicuramente il mio obiettivo è quello di fare un grande campionato qui con Alpinetto e lavorare tanto, perché ripeto, il lavoro e il sacrificio pagano sempre. Io sono uno che non molla, ce l'ho proprio nel sangue, anche se riconosco che ho comunque 27 anni e quindi magari è più facile al giorno d'oggi arrivare quando si è magari più giovani. Io comunque riconosco comunque le mie qualità, lavoro tanto, credo sempre in ciò che faccio e cerco sempre di puntare il più in alto possibile. Quindi sì, adesso ho fatto una rescissione qui da Pescara a Pineto, però sono sicuro che lavorando come sto già lavorando e grazie anche all'aiuto dei miei compagni riuscirò a riprendermi quello che comunque il mio obiettivo sia il professionismo e cercare anche appunto di tagliarmi uno spazio per l'anno prossimo in B. Grazie, bocca al lupo. Grazie Stefano. A voi, grazie. Grazie, bocca al lupo per il campionato. Noi ci vediamo la vittoria della Vastese contro l'Atletico Fiuggi 3-0. Vediamo. Bella e vincente come la voleva Marco Amelia. Al terzo tentativo, dopo averla sfiorata nei due derby, la Vastese nella terza giornata del girone F ha conquistato la prima vittoria in campionato, battendo con un rassicurante 3-0 l'Atletico Terme Fiuggi, al termine di un match dominato dai vastesi in lungo e largo dal primo minuto. Protagonisti tra i marcatori capitan Cristian Sivaletta, bravo a sbloccare il match, e il solito implacabile Dos Santos, autore di una doppietta in meno di un minuto. Nota di merito per il 16enne Cavuoti in campo, soprattutto nel primo tempo, uno dei migliori. I primi minuti consegnano una Vastese in palla, Sivaletta spinge forte sulla sinistra, Cavuoti non tremano le gambe ed è sua la prima potenziale occasione, con una conclusione intorno al decimo minuto, intercettata da Sivaletta in posizione di offside. Al sedicesimo minuto, primo vero lampo di Vittorio Esposito, penetra in aria, va a contatto con Scalone, vorrebbe il calcio di rigore, ma il fischietto napoletano lascia correre tra le proteste vastesi. Con il passare dei minuti la Vastese cambia pelle, passa al 4-3-2-1, piazzando Cavuoti alle spalle della coppia offensiva e arretrando nella linea 4 difensiva Marianelli. Allo scoccare della mezz'ora, altra splendida azione biancorossa tutta in salsa Vastese, la apre il 16enne Cavuoti con un numero a centrocampo, palla per Stivaletta che sulla corsia mancina si invola, penetra in area e serve un cross sul quale chiudono Scalon e la Gorga. Il baby Cavuoti è tra i migliori del primo tempo, al 38esimo penetra in area con una serpentina da urlo e calcia sul primo palo con la sfera al lato di nulla. Al 43esimo Dos Santos ci prova da fuori area ma non inquadra la porta, nel secondo minuto di recupero Stivaletta calcia forte sul primo palo ma la Gorga respinge come può.
La ripresa si apre con una sortita offensiva firmata da Cavuoti ed Esposito, ma la conclusione di quest'ultimo sorvola la traversa. Stessa storia al 48esimo dall'altra parte con Macri, ma un minuto più tardi della Svese trova il meritato vantaggio. Dalla sinistra tiro cross del carunchese Cardinale, il numero 1 laziale smanaccia come può, ma Stivaletta si trova al punto giusto. Altra botta violenta sul secondo palo, questa volta vincente, l'Aragona esplode al gol del capitano che 5 minuti più tardi tra gli applausi scroscianti lascia il posto all'ultimo arrivato Cosmo Palumbo. Da quest'ultimo nasce un'altra occasione vastese, il 57esimo quando imbecca Vittorio Esposito con un sinistro stile calcio a 5 prova a sorprendere la Gorga che intuisce la conclusione sul primo palo deviando in angolo. Biancorossi vogliono chiuderla e continuano ad attaccare al 68esimo giocata di Vittorio Esposito, l'altro Esposito Francesco conclude ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Sugli sviluppi della palla inattiva l'arbitro Campano ravvisa un fallo di mano ed indica il dischetto, dagli 11 metri va lo specialista Dos Santos che non sbaglia e trova il terzo gol consecutivo. Non è finita qui perché nel giro di 60 secondi e anche meno trova la doppietta personale, Palumbo penetra in area e cerca il primo gol biancorosso, respinta di Lagorga e da due passi è facile il tap-in per il bomber brasiliano che trova la prima doppietta da Vastese. Partita chiusa in largo anticipo, inizia la girandola di cambi, in pieno recupero Amelia fa esordire anche il viceportiere di Renzo e nel primo minuto dell'extra time Forgione colpisce in pieno la traversa. Successo pesante all'Aragona che porta i biancorossi a quota 4 in classifica. La strada è quella giusta e c'è voglia di confermarsi anche nella prossima trasferta impegnativa in caso di una diretta avversaria come il Campobasso. Altri 3 punti farebbero volare le ambizioni di una Vastese che non vuole più fermarsi. Mister Amelli, allora il gioco non era mai mancato, c'è stato anche oggi, oltre al gioco è arrivato anche un risultato importante e questo ovviamente fa morale, fa classifica e aiuta, no, anche per il gruppo in prospettiva futura. Sì, sì, aiuta a lavorare come stavamo facendo anche prima di Giulianova e questo è merito dei ragazzi che si mettono a disposizione mia di quello che gli chiedo, sfruttando anche le capacità dei singoli giocatori bravi che abbiamo. E era importante vincere, era importante convincere, l'ho detto prima della gara, ma nelle piccole cose i ragazzi mi hanno dato grande soddisfazione, in piccole situazioni che servono ad aumentare l'autostima, a creare un'identità sempre più forte e questo è merito dei ragazzi perché, ripeto, sono eccezionali, si mettono a disposizione, basta vedere anche i non arrivati come si sono messi a disposizione della squadra, quindi credo che oggi è tutto positivo, contento per la gente perché la tifoseria merita questi risultati, noi ora dobbiamo cercare di migliorarci di settimana in settimana, provando ad esprimere sempre quello che è il nostro gioco, portando a termine poi le partite al migliore dei modi per poter ottenere il massimo da ogni gara. Mister Incocciati, tecnico dell'Atletico Fiuggi, allora a commentare alla fine di questi 90 minuti questo 3-0 della Vastese sulla vostra squadra, primo tempo sostanzialmente equilibrato, poi la Vastese ha sbloccato il risultato ad inizio ripresa e da lì per loro è stata in discesa. Sì, diciamo che la Vastese ha approfittato un po' anche delle nostre, no, problematiche nelle occasioni nelle quali poi sono passati loro. Certamente il gol è stato inaspettato per noi, c'è stata una serie di errori che ci ha così penalizzato. È la seconda partita che noi prendiamo gol dopo essere rientrati da un bel primo tempo. E questa dimostrazione del fatto che ci sono degli equilibri ancora da mettere a posto, nella gestione delle emozioni soprattutto, perché la squadra comunque nel primo tempo ha dimostrato di saper stare in campo, di avere delle ottime trame di gioco, poco forse efficace perché noi produciamo fino alla tre quarti campo a ridosso della rigore degli avversari, però poi abbiamo qualche difficoltà a concludere e ad essere incisivi. E allora, vittoria 3-0, convincente per la Vastese. Roberto, tanta roba la Vastese con Esposito e Palumbo, gli ultimi arrivati, a proposito di chiudere il mercato in bellezza. Chiamiamoli ultimi arrivati, ma devo dire che parlano da solo. Insomma, hai visto oggi la ripartenza, Palumbo verticale, tocco da futsal Esposito. Di Esposito. Da aggiungerci anche Stivaletta. Beh, penso che la Vastese ha un organico, diciamo, più che ottimo. Poi mi hanno parlato bene di Amelia come allenatore, quindi penso che poi a Vasto con la piazza che c'è ci siano tutti i presupposti per fare bene, poi naturalmente toccherà a loro. Andrea, insomma è sempre stato il fiore all'occhiello l'avanti della Vastese, da centrocampo in su, però se entrano in condizione Esposito, Palumbo, Dos Santos già segna a raffica, Stivaletta, eccolo qua, assegno al vizio del gol,
Insomma, è una squadra che prima giustamente hanno scritto meglio che non ci nominano per i primi posti, e io do ragione alla scaramanzia aragonese, però insomma, questa è una squadra forte. Per i primi posti, dopo questi ultimi innesti, ora non dico che debba lottare per la vittoria del campionato, ma certamente l'asticella un po' si è alzata rispetto alla settimana scorsa, parlo ovviamente della Vastese, perché Vittorio Esposito ha firmato, è andato in campo dopo un periodo comunque di inattività, l'infortunio e quant'altro, ma già oggi è stato decisivo, ha devastato la difesa del Fiuggi. Dos Santos continua a segnare da par suo, è tornato Palumbo dopo la brevissima esperienza ad Andria, se è il Palumbo che abbiamo visto nei due anni di Francavilla, soprattutto nel primo anno, è un giocatore anch'egli devastante, quindi ora starà ad Amelia presentare una squadra che abbia la giusta chimica, che sappia valorizzare tutti questi talenti, perché ripeto, un Palumbo a sostegno della coppia Vittorio Esposito Dos Santos è davvero un potenziale offensivo di primissimo livello, quindi oggi gli effetti del mercato si sono visti, la squadra ha prodotto tanto, ha realizzato 3 reti, vediamo perché il campionato è appena iniziato e nessun obiettivo può essere precluso a questa squadra, che a mio avviso poteva fare una discreta stagione, ma con questi innesti si può regalare un campionato ambizioso. Pareggio invece l'ultimo servizio della serata per l'Avezzano. Intanto avete visto il sovraimpressione, il vantaggio del Pisa sulla Cremonese. Diciamo pareggio per l'Avezzano 1-1 contro il Vasto Girardi, che al solo nominarlo a Roberto Marcelli vengono i capelli ancora più biondi di come li ha già. Vediamo il servizio. Un pareggio che serve soltanto a muovere la classifica, ma che non cancella le difficoltà di una squadra in crisi di gioco e mentalità. L'Avezzano strappa un pareggio contro un ottimo Vasto Girardi, che recrimina per la ghiotta occasione gettata al vento, che fa il pari con il 2-2 di domenica scorsa contro la Jesina. Per riscattare l'1-5 di Civitanova Marche, Meco Monaco lancia Puglielli e Sicari dal primo minuto, affidandosi al consueto 4-3-3 con Franchi e Gaeta a pungere in avanti. 4-3-3 ibrido per Farina, che relega Chiere Mateng in panchina e fa spazio in prima linea da Guano, supportato dai due brevi linee Ivarzi e Petrone. Dopo 60 secondi si fa vedere Franchi, serpentina del 7, tiro alto sopra lo specchio. Al settimo arriva la reazione del Vasto Girardi, Varzi si terzeggia bene, conclusione improvvisa e palo pieno a Fanti battuto. Farina passa alla difesa 3, aprendo il centrocampo biancoverde per liberare gli inserimenti di Varzi e Petrone. Al 14esimo ancora l'11 il più pericoloso dei suoi, bomba da fuori centrale che Fanti blocca facilmente. Gli ospiti giocano con l'entusiasmo di una neopromossa e l'Avezzano fatica ad imbastire trame di gioco interessanti. Al quarto d'ora però si vedono spiragli di luce bianco-verde. Puglielli premia l'inserimento di Franchi, che viene anticipato dalla smanacciata di Caparro. Al 19esimo torna a tremare la difesa dell'Avezzano. Varzi scatenato prova da fuori, Fanti respinge a mano aperta. È il preludio al vantaggio degli altomolisani, che arriva al 23esimo. Varzi serve un pallone delizioso al centro dell'area che Daguano spinge in rete col più facile dei tapin. Primo gol stagionale per il classe 98 cresciuto nelle giovanili del Frosinone e Vasto Girardi avanti. La reazione dell'Avezzano arriva al 37esimo con Gaeta che raccoglie un tentativo di Puglielli ma si fa anticipare dall'intervento di Caparro. Squadre a riposo tra i fischi del De Marzi. In avvio di ripresa l'Avezzano sembra scuotersi, contropiede lanciato da Di Gianfelice ma Franchi cincischia troppo e si fa anticipare sul più bello. Al quinto Meco Monaco inserisce Ranalli per uno spento Sicari, passando ad un 3-5-2 con Franchi accentrato al fianco di Gaeta. Farina gioca la carta Chiere Mateng, che prende il posto dell'autore del gol da Guanno. Il cambio tattico sembra portare nuova linfa alla manovra dei biancoverdi. Al 14esimo Di Giacomo va al cross per Gaeta, che impatta bene ma non indirizza nello specchio. Meco Monaco fa esordire Diop per Puglielli e lancia cross per Traditi. Al 24esimo sono però gli ospiti a pungere. Chiere Mateng si gira dall'area piccola, riflesso provvidenziale di Fanti che alza sopra la traversa. L'Avezzano alza il baricentro ma fatica ad incidere, evidenziando limiti tecnici e mentali. Al 32esimo però arriva l'episodio che non ti aspetti. Da un lancio lungo dalla difesa Ruggeri anticipa Franchi ma spedisce involontariamente alle spalle di Caparro. 1-1 tra lo stupore del pubblico e biancoverdi che ritornano clamorosamente in gioco. Al 35esimo Gaeta avrebbe la palla
palla del sorpasso, ma Cestina è piazzato calciando fuori misura. L'ultima occasione è ancora su punizione ma di marca ospite. L'ex Grazioso prova a sorprendere Fanti, ma il numero 1 si fa trovare pronto e respinge il pericolo. Finisce con il primo punto stagionale per l'Avezzano, che muove la classifica ma deve riflettere su un'altra prova in colore. Ancora amaro in bocca per la matricola Vasto Girardi, che getta al vento tre punti che sembravano ormai ipotecati. La mister, un po' come è successo domenica scorsa, avete raccolto meno di quanto avete seminato nei 90 minuti. Mi fa piacere che lo dice lei, perché quando lo diciamo noi sembriamo troppo di parte. Sì, oggi è stata una partita che non vedevo come l'Avezzano la potesse pareggiare. Avevamo chiuso tutti i varchi, eravamo bravi nel ripartire. Era una partita che dovevamo chiudere, perché quando arrivi fuori casa e hai 5-6 situazioni da gol sull'1-0 devi cercare di chiuderla. Però faccio un plauso ai ragazzi che ci hanno messo l'anima, hanno fatto una grossa prestazione, e se continuiamo così c'è da considerare che noi oggi eravamo in campo con 7 giocatori che hanno giocato con me l'eccellenza l'anno scorso e non avevano ancora i ritmi. L'eccellenza molisana è un po' diversa dalle altre eccellenze, quindi si perdono un po' i ritmi, ma hanno dimostrato ancora oggi di essere giocatori importanti. La mister, si è vista una squadra in difficoltà per larghi tratti, alla fine però vi portate a casa questo punto che è buono a movimentare la classifica. Assolutamente, non siamo tranquilli, lo si vede, siamo partiti con buoni propositi, poi siamo andati subito in difficoltà, dopo abbiamo preso questo gol che ci ha ammazzato a livello mentale in questo momento, però i ragazzi poi nel secondo tempo con il cuore, con la voglia, hanno tentato di recuperare questa partita che come si era messa all'inizio era difficile. Io e i ragazzi, che cosa posso dire? I ragazzi si sono impegnati il secondo tempo, dobbiamo stare calmi, so che tutti quanti vogliamo ottenere un risultato diverso, ma purtroppo in una situazione di non tranquillità non ci riusciamo, perché è una squadra giovane. Però poi nel secondo tempo, anche con un pizzico di fortuna, però abbiamo avuto la forza almeno di pareggiare questa partita. Muoviamo la classifica sperando che i ragazzi si tranquillizzino un attimo. Insomma, Roberto, visto che voi li incontrerete proprio domenica prossima all'Avezzano, hai sentito un po' le parole di Meco Monaco, che ha parlato: siamo un po' in questo momento spaventati, speriamo di tranquillizzarci. Poi peraltro in Coppa Italia avete perso proprio al Savini, sì, contro l'Avezzano, peraltro il secondo gol loro fu un rivio che ti colpì e tu praticamente facessi un autorete, ma veramente involontario, sì. Ecco, che arriva una squadra ferita, arrabbiata. Ma io penso che arriverà una squadra che sicuramente per il risultato darà più di quello che hanno. Cercheranno energie nel profondo di tutto quello che hanno. Noi però non dobbiamo pensare che l'Avezzano è in difficoltà e sarà arrabbiata, perché noi siamo ancora di più con il morale a mille, perché vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto in queste due ultime giornate. E ripensando un po' alla partita col Vasto Girardi, è passata l'amarezza? Credo di no, dal sorriso. Mi fai pensare per forza a quella partita. E guarda, devo dire che però è una partita dove è normale che tornare indietro non si può. Fa male, perché soprattutto era la prima giornata davanti al nostro pubblico che ci tiene in molto. Vantaggio 3-1. Sì, in vantaggio 3-1 fino al 60esimo, partita tra l'altro che avevamo sotto il nostro controllo. Però devo dire che forse ci è servita da esperienza. Vedi, poi a Campobasso magari tieni l'asticella dell'attenzione alta fino al 90esimo e oltre, anche oggi. Quindi penso che noi non ci dobbiamo mai scordare di quella partita per fare poi il contrario. Oh, Andrea, ti faccio vedere, non vi sarà sfuggito se avete seguito bene il servizio, la coda del servizio, e non utilizzo questo termine a caso. Già, mi hanno spiegato visto. Che è un T-Rex. Sì, sì, Maurizio, è un T-Rex. Da qui in regia. È un T-Rex, sì. È un T-Rex con doppia sciarpa al collo e sulla coda. Feroci. Come? È uno dei dinosauri più feroci. Sì, è bellissimo. È bellissimo, sì. Anche nel suo incedere, rapidamente in 20 secondi, Andrea, la situazione dell'Avezzano, anche un po' di tranquillità che manca la si vede
in come arrivano i gol, ecco. Sì, eppure questa squadra costruita in ritardo aveva fatto due buone gare di Coppa Italia e invece è iniziato il campionato e non si sa perché, insomma, non ci sia questa tranquillità. Le prime gare ufficiali erano andate bene in Coppa, la prima partita era stata persa in casa ma contro una delle squadre più accreditate, cioè il Campobasso, poi ecco, è arrivata quella partita con la San Giustese, inspiegabile nell'atteggiamento, e poi quando le cose iniziano a non girare bene evidentemente escono partite come quella di oggi dove il punto ti deve stare bene perché avresti meritato di perdere. Però è arrivato il primo punto in campionato, deve servire per guardare al futuro con maggiore fiducia, anche se la prossima partita è a Notaresco. Notaresco sta benissimo, ma attenzione perché l'Avezzano lo scorso anno ha vinto a Notaresco in campionato e ha vinto anche in Coppa quest'anno, quindi è un campo che la squadra marsicana porta bene. Vedremo se Notaresco invertirà questo trend o se l'Avezzano ne approfitterà per trovare la prima vittoria anche in campionato. Oh, peraltro, neanche a farlo apposta, io sfogliando un po', anche Abruzzo Calcio Ignorante mette la foto del T-Rex, pensavamo di aver visto tutto, poi il dinosauro ad Avezzano ci ha fatto ribaltare dalla sedia e peraltro sta per diventare anche l'icona del nostro gruppo della domenica dove ci sono aggiornamenti e quant'altro, assolutamente, certo. Lo promuoviamo come mascotte del nostro gruppo WhatsApp. Ma chiediamo al presidente D'Alessandro se lo porta qui in televisione, lo facciamo accomodare con noi. Se venisse in televisione sarebbe un ospite unico. Assolutamente, se venisse il T-Rex qui da noi lo accoglieremmo non con un tappeto rosso di più. A proposito di foto, vediamo una foto perché prima me l'ha fatta vedere Roberto Marcelli sul profilo del Notaresco. Questa è l'esultanza di Roberto Vagnoni, che allenatore è? Ma il nostro mister penso sia un allenatore a parte preparato, che ormai in questa categoria secondo me allenatori non preparati non ce ne sono, ma poi è un allenatore che a me piace perché dedica tutto quello che ha alla squadra e al calcio. Poi io non posso lamentarmi perché mi sta dando fiducia e me l'ha data dalla prima chiamata, dal primo contatto che abbiamo avuto, certo. Quindi lo ringrazio e speriamo di ripagarlo. Un sanguigno in una piazza sanguigna, no, sembra un abbinamento ideale, anche se poi si rischia che la miscela sia sin troppo esplosiva, però è un abbinamento piuttosto suggestivo. Lui viene dalla Pacifica Castelfidardo come allenatore recentemente e ora una piazza un po' più rumorosa e calda come Notaresco, e speriamo possa fare bene. Certo, passare da Cudini, morigerato, a un Vagnoni vulcanico, insomma, è un bel salto. Vediamo il prossimo turno, sarà la quarta giornata di campionato che noi ovviamente seguiremo: Atletico Fiuggi, Matelica, Campobasso, Vastese, Cattolica, Recanatese, Chieti Agnonese, Giulianova Montegiorgio, Jesina Tolentino, Notaresco Avezzano, che è l'unico, abbiamo detto, derby di giornata, San Giustese, Atletico Porto Sant'Elpidio, Vasto Girardi contro il Pineto. Grazie a Roberto Marcelli, grazie Roberto per essere stato con noi, per avermi invitato, e vi ringrazio davvero. Senti, ma non si vede a favore di gamma, ma è un tatuaggio con le dita incrociate. Sì, questo qui sì. Come mai? È il contrario di quello che uno possa pensare, l'uomo è artefice del proprio destino. Ok, quindi è insomma una metafora al contrario. La fortuna e la sfortuna ce la creiamo noi. È una contrometafora, va bene, grazie a Roberto Marcelli, grazie ovviamente grazie sia al Notaresco Calcio che al Pineto per Stefano Sarrizzu, grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a tutta la squadra di TV6, grazie a voi soprattutto che ci avete seguito. L'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima, sempre alle 19.30, in formato ridotto ovviamente perché ci sarà solo la Serie D, visto che Pescara e Teramo giocano di sabato. Buona settimana!